la mattinata, vorrei riproporre una parte di quanto riportato nella locandina di presentazione di questa giornata. Nell'articolo 18 della Costituzione è scritto: sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politicamente politici mediante organizzazioni di carattere militare. L'Associazione sulle regole vuole raccontare quel periodo storico insieme a due protagonisti di quegli anni, l'allora ministro degli interni Virginio Rognoni e uno dei magistrati che scoprì la P2, Gerardo Colombo. I cittadini e i loro rappresentanti capirono o non capirono il significato di questa scoperta? E ancora, ci piacerebbe arrivare a questa cosa, pensiamo che quello che è successo con la loggia P2 non sia più ripetibile oggi? Buongiorno a tutti, parto da questo proprio spunto del Presidente, no? Mi veniva a pensarci ieri perché ieri mattina casualmente sentendo alla radio un programma sulle elezioni a Milano nel quale c'era ospite dottor Gerardo Colombo, a un certo punto se non ho capito male nella fase finale nella quale si parlava del riscontro che questo genere di questioni hanno presso i ragazzi, Gerardo diceva: ma sono tornato ieri sera da un giro, credo me ne aver capito, in uno dei tuoi con le scuole, e avevo colto un accenno di sconforto, perché mi è sembrato che tu dicessi, dice, ma sono andato da dei ragazzi che la strage di Piazza Fontana pensavano avessero fatta le Brigate Rosse. E allora mi viene da pensare, dico, pensa a noi che sabato mattina discutiamo di che cos'era e che cosa è stata la scoperta delle liste del P2 35 anni fa. Che cosa la maggior parte delle persone che per motivi anagrafici non c'erano 35 anni fa possono sapere oggi? Non ce n'è uno. Di no, beh, vedo dei ragazzi, molti no, ci sono diversi giovani, no, ci sono. Ma quasi. E allora poi per converso mi veniva subito da chiedere a Rognoni, che all'epoca Rognoni sapete che è stato tutto quasi nella politica italiana, per noi in questo o in questa mattinata conta perché in quel momento era ministro del governo Forlani, ministro importantissimo, ministro dell'interno. Allora, prima di capire che cosa sono state la scoperta delle liste della P2, volevo chiedere, facciamo finta che oggi non è quel martedì, perché era un martedì 17 marzo, facciamo finta che oggi è lunedì. Qual era il quadro politico dell'epoca il giorno prima della scoperta delle liste? Tanto buongiorno a tutti. Il giorno prima, anche la settimana. Erano gli anni. Anche qualche mese, perché poi una cosa di cui volevo parlare dopo è che tra la scoperta e la, diciamo, resa pubblica della scoperta passarono delle settimane. Poi di questo una cosa volevo chiedere a Colombo dopo. Erano indubbiamente anni difficili. L'espressione anni difficili della Repubblica si riconduce ad Aldo Moro. Bisogna aspetta, sì, avvicinare un po' il microfono. Ah, grazie. Anni difficili della Repubblica. Se devo dare una testimonianza, devo dire che io prendo la responsabilità del Ministero degli Interni nel giugno del 1978, a un mese dopo la scoperta del cadavere di Moro. E mi trovavo di fronte ad una realtà che aveva bisogno di una rivisitazione totale, radicale. Si trattava di neutralizzare, ecco, questa è, se ricordo, neutralizzare quel grido dannato né con le BR né con lo Stato. Un grido dannato, quasi una sorta di imbuto attraverso il quale avrebbe potuto passare la lotta ideologica alle Brigate Rosse da parte delle autorità, così come
la disperazione impotente né con le BR né con lo Stato. Dovevamo introdurre un elemento di grande discontinuità rispetto agli ultimi mesi e non solo. Si trattava di mettere uomini giusti al posto giusto e non andare alla ricerca, come pure è stato fatto, di interlocutori o di cosiddetti intenditori del terrorismo internazionale che potevano non sapere nulla della storia di questo paese. Più che su questi intenditori, fra virgolette, io ritenevo di dover ricorrere ancora alla memoria storica di Polizia e Carabinieri. Da qui la individuazione di un elemento di grande discontinuità rappresentato dalla scelta del generale della Chiesa a capo di un gruppo extraordine. Sapevo bene che questo gruppo poteva prestare il fianco a delle critiche importanti a cui doverosamente si doveva rispondere. Io ricordo quante volte andai in Parlamento a difendere questa scelta da attacchi, per esempio provenienti soprattutto dal Partito Socialista e dalla leader del Partito Socialista estremamente fine, qual era Giacomo Mancini, perché si temeva che gli uomini cosiddetti della Chiesa non dovessero più rispondere alla magistratura ma direttamente al Ministro dell'Interno. No, dovevano rispondere al Ministro dell'Interno, ma evidentemente erano ufficiali di polizia giudiziaria, dovevano rispondere alla magistratura. E eravamo un periodo difficile perché io non vorrei intrattenere troppo lungo e rubare del tempo, ma la storia della democrazia in questo paese è una storia molto singolare. Alle spalle della democrazia repubblicana abbiamo i lunghi anni del fascismo, il silenzio degli italiani nei confronti del fascismo. Basta pensare che 12 professori universitari firmarono il famoso appello di Croce. Basta pensare alle leggi razziali che non ne venivano trattate, ma il 38, ultimo atto servile di Mussolini nei confronti di Hitler. Tutto questo abbiamo alle spalle, però abbiamo alle spalle la resistenza, l'antifascismo militante e l'antifascismo di giovani che si erano cresciuti nella tragedia della guerra. E qui mi piace ricordare, e vale per tutti, e molti sono stati giovani come lui, il rettore del mio collegio universitario Ghislieri, Teresio Olivelli, che fascista, partecipa ai littoriali della cultura, addirittura sul tema della razza, sia pure inventandosi una interpretazione di quel tema che fosse questa interpretazione compatibile con la sua coscienza religiosa. E il crogiolo della guerra porta molti di questi giovani all'antifascismo. Ricordo anche l'Aiolo, per esempio, no? Che va volontario in guerra in Spagna, e la guerra di Spagna è l'anticipazione dello schieramento politico che poi nel grande conflitto mondiale avremo in Europa. Ma il nostro, la democrazia di questo paese aveva alle spalle tutto questo, e abbiamo il periodo della Costituente, il periodo della Costituente in cui il governo del paese è in mano ai tre partiti maggiori: Democrazia Cristiana, Partito Socialista, allora dal punto di vista elettorale più forte del Partito Comunista, e il Partito Comunista. Poi altri partiti, il Partito Risorgimentale, il Partito Repubblicano, il Partito d'Azione, il Partito del Lavoro. Una straordinaria impresa la Resistenza.
e non solo alla resistenza armata, il partigiano, ma alla resistenza della società civile, la resistenza dei prigionieri italiani, militari italiani sparsi un po' dovunque in Europa, catturati dai tedeschi e spediti nei campi di concentramento. Bastava loro una firma per tornare in Italia, non l'hanno fatto, sono rimasti, e quindi l'allargamento della cosiddetta resistenza, un allargamento dei confini della resistenza, così come per un certo periodo di tempo erano stati descritti, dovuto in particolare alla loro Presidente della Repubblica Ciampi, Cefalonia, l'insistenza con cui Ciampi torna su questo allargamento, questa più, secondo me, corretta interpretazione della resistenza italiana. Ma cosa capita? Capita che nel corso dell'anno, per tanti aspetti favoloso, 47, abbiamo l'inizio della guerra fredda. C'è poco. Finisce la guerra, ma insomma la guerra fredda già si presenta. E in quella primavera del 46 abbiamo la rottura dell'unità dello PSIUP, del Partito Socialista, Palazzo Barberini. E cosa avviene? Avviene un fatto che poi rimane permanente nella storia che va avanti di questo paese. Il tripartito si rompe, De Gasperi ritiene di dover privarsi della collaborazione governativa del Partito Socialista e del Partito Comunista, rimane al governo il Partito Socialista di Saragat. E cosa avviene? Avviene che si delinea già da subito una che è stata considerata come un'anomalia dalla storia di questo paese, e per tanti aspetti anche un elemento di vantaggio, cioè il Partito Comunista Italiano, che badate è stato un partito comunista europeo, nell'ambito europeo il più intelligente, direi il meno sovietico, un partito comunista che aveva alle spalle la Gramsci, la lettura di Gramsci del Risorgimento, e soprattutto aveva alle spalle la battaglia antifascista. Molti giovani si erano iscritti al Partito Comunista, questo è un dato che viene considerato, ammesso da tutta la classe politica comunista dell'epoca, e si sono portati al Partito Comunista per via dell'antifascismo, perché il Partito Comunista è stato forse il partito più forte nel movimento partigiano, e aveva dato un contributo enorme, così come altri, alla Costituzione, perché la Costituzione è il frutto della resistenza. E quindi abbiamo un Partito Comunista che per tutte queste cose fa parte dell'arco costituzionale, ha collaborato alla stesura della Costituzione, crede nella Costituzione, garantisce la Costituzione al pari degli altri partiti, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e così via. Però per il suo vincolo, non certo per cattiveria di altri partiti, in particolare la Democrazia Cristiana, ma per il vincolo che il Partito Comunista ha ancora e per molti, molti anni l'avrà con il comunismo sovietico, il comunismo di Stalin, non fa parte dell'area di governo. Questa è un'anomalia. E la Democrazia Italiana corre su questo percorso un progressivo allargamento della base democratica del paese, anche perché la DC, la proposta politica De Gasperi, è sempre stata subito chiara, una formula di centrista
tenendo conto della, cultura politica moderata sostanzialmente che c'è, forse maggioritaria allora certamente in Italia, una proposta così di progressivo allargamento della base democratica del paese e con una netta chiusura a destra, perché a destra cosa c'era? C'era una formazione politica, quella che poi sarebbe stata il MIS, che mai si era riconosciuta nella Resistenza e nella Costituzione, e quindi una progressiva, un progressivo allargamento di questa base democratica. Si arriva negli anni 70, il famoso 68 coglie il paese in questa situazione. 68 libera energie enormi, esplodono i diritti, tante volte questi diritti vengono agganciati a un desiderio confuso, a tanti diritti, tanti desideri, tanti diritti, i doveri si ricordo la famosa frase di Moro, anche di crescita si può morire, una famosa frase parlamentare di Moro, oppure se il mondo dei diritti non è supportato anche dal mondo, cioè dal vissuto e dal mondo dei doveri, le cose non vanno avanti. Cosa capita? Capita che a un certo momento il Partito Comunista finisce per la famosa frase di Berlinguer: ci sentiamo più sicuri sotto la NATO che non sotto il patto di Varsavia, perché in definitiva voleva dire questo Berlinguer. Il Partito Comunista si avvicina al potere, si avvicina al governo, cerca di liberarsi da quella convento ad excludendum che per ragioni obiettive lo inchiodava all'interno dell'arco costituzionale, ma non nella area di partiti legittimati al governo. E allora cosa capita? Che sulla spinta libertaria del 68, evento straordinario del 68, ma evento che bisogna guardare con grande oculatezza, e tra l'altro tra i leader politici italiani colui che l'ha più guardato con oculatezza era Aldo Moro, sembra. E pareva che venisse a mancare a questo paese l'opposizione. Il Partito Comunista, entrando nell'area di governo, finiva per mettere il paese nella rappresentazione che si aveva del paese, che alcuni avevano del paese, un paese senza opposizione. Quindi la difficoltà è estrema. La lotta armata veniva giustificata così dalle Brigate Rosse, la lotta armata come unico modo per uscire da questa democrazia bloccata. Un giudizio evidentemente che è sbagliato. Ritenere che in quel periodo, nonostante tutto e malgrado tutto, è il periodo, è il caso di dirlo in questi giorni, dopo la morte di Marco Parrelli, è il periodo dei grandi movimenti, il divorzio, un'Italia che si cerca di uscire da certe rigidità, eccetera. Siamo a questo punto. La lotta armata come modo per uscire da questa situazione bloccata. E questa è quella difficoltà, questa è la democrazia difficile. Qui c'è l'incontro fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, perché nelle elezioni politiche del 76 De Martino, ancora allora segretario prima di Craxi, allora segretario del Partito Socialista, ritiene che il governo non possa godere della permanenza del Partito Socialista se
non fosse in qualche modo coinvolto anche il Partito Comunista. Da qui lo sforzo di Moro, Moro è sempre stato, c'è molta confusione sull'idea del compromesso storico di Berlinguer e della terza fase di Moro. Berlinguer ritiene di dover puntare ancora sulla unità dei partiti popolari, il tripartito dell'immediato dopoguerra, è convinto che questo paese non può essere governato col 51% in una situazione di grande difficoltà anche a livello europeo. La lezione di Pinochet, che è l'occasione immediata per la presentazione di questa prospettiva del compromesso storico da parte di Berlinguer, è lì. Ma Moro, questa idea dei partiti popolari che in quanto tale fanno massa a vantaggio della democrazia, non ci ha mai creduto, perché Moro nella terza fase prevedeva, da qui la famosa intervista rilasciata, in più che intervista chiacchierata, che Moro ha con Scalfari, che Scalfari pubblica dopo la morte di Moro. Si deve fare un passaggio in cui il Partito Comunista sostiene il governo ma non fa parte del governo, per poi arrivare a un secondo, tra virgolette, 18 aprile, dove certi vincoli che avevano irrigidito la storia di questo paese, da una parte il Partito Comunista con il vincolo della moscovita del comunismo, del paese socialismo reale, e dall'altra una rendita di posizione moderata, la paura del comunismo che finiva per essere un vantaggio per un partito di centro, per il Partito della Democrazia Cristiana. Quindi il paese era stravolto, difficile, di grande, poteva accadere tutto. Ricordate che era un paese, l'Italia era all'interno di un sistema, l'area mediterranea, l'area sud di cui tanto oggi si parla, dell'Europa. C'avevamo Franco in Spagna, Salazar in Portogallo, avevamo i colonnelli in Grecia, eppure si riesce. La Costituzione riesce a incanalare questa durezza della vita politica all'interno dei passaggi che la stessa Costituzione garantisce, perché è falsa l'idea di una prima e seconda Repubblica permanendo la Costituzione. Arriviamo in cui ogni giorno io, ministro all'interno, alla sera rincasavo e vedevo la sentinella nella garitta e diceva: stanotte è il simbolo dello Stato, i magistrati venivano ammazzati, l'amico Guido Galli qui, Alessandrini, tra l'altro i magistrati più intelligenti, più. Non solo, ma poi l'importante era ancorare la lotta al terrorismo ai valori della resistenza. Se noi avessimo affrontato questa lotta dopo la sconfitta, la morte di Moro, dello Stato nei confronti dei Beati Rossi, in termini ideologici non saremmo andati avanti di un passo, perché i partiti politici, nella storia politica della violenza c'è sempre stato quasi, e comunque i partiti rispetto alla violenza nella politica avevano posizioni diverse, e quindi non una lotta basata su un piano ideologico, ma una lotta ancorata alla Costituzione. Ecco l'arco costituzionale. Io ho avuto grande aiuto da parte dell'onorevole Pecchioli, perché era il ministro dell'interno, allora si diceva, ma sostanzialmente era così, perché ha preposto i problemi di cui stiamo discutendo, del Partito Comunista. L'arco costituzionale è servito, salviamo la Costituzione,
combattiamo ciò che è la contraddizione più elementare rispetto ai valori della Costituzione, cioè la lotta armata, né con le BR né con lo Stato. Si trattava di neutralizzare questo grido, e certi ambienti intelligenti, perché badate, io ho sempre ritenuto, vi ricordate probabilmente la famosa fotografia della delegazione del Democrazia Cristiana da una parte e delegazione del comunista dall'altra, e in piedi Moro che dà la mano a Berlinguer. È una fotografia di estremo fascino e di estrema significato politico. A me sembra sbagliata anche, guardate, scusare questa mia civetteria, l'incontro di due grandi intelligenti borghesi, dove quando dico borghese dico una borghesia che si sente classe generale, ben lontana dalla borghesia sfatta che noi conosciamo, che abbiamo conosciuto e conosciamo probabilmente. Quindi ogni giorno c'era un pericolo, magistrati che vengono ammazzati, gambizzati, e un paese che, trovandosi al confine fra il mondo occidentale, la NATO, e il mondo del patto di Varsavia, era terreno per ogni scorribanda. E quindi il paese era occupato da queste cose, occupato dalla mafia, che non è che fosse andata in vacanza. Ci ha detto Gherardo, e non so se fosse vero o no, che la mafia finiva per essere uno scudo contro l'ingresso in Sicilia da parte delle brigate rosse, in genere di movimenti sovversivi. Sa di fatto che il governo doveva combattere su due fronti con grande difficoltà, magari su tre, perché l'anno prima c'era stata, prima la scoperta della P2 c'era stata, ma naturale, anche, poi non solo, dicevo, era diventa un terreno dove c'era una scorreria dei servizi. Guardate, i servizi, bisogna dirlo, e io l'ho detto non adesso, ma l'ho detto allora, ricordo anche in un intervento in Parlamento, i servizi, i nostri servizi, hanno una loro storia, vengono dal SID, dal SIFR prima, SID, dai servizi militari, cioè, e per buon tratto di strada di questo, nella storia di questo paese, i servizi italiani avevano come nemico il nemico rosso. Il nemico rosso, c'è poco da fare, il nemico rosso. Se cadeva un incidente, scadeva una strage, cadeva una bomba, e i servizi ritenevano di dover guardare, togliere la polvere sotto il tappeto rosso. Cioè nel vissuto italiano, in tutte le sue articolazioni, questo dannato riferimento al rosso come nemico, per i servizi, data la loro storia, era difficile superarlo. E quindi io, per esempio, se di una cosa mi devo rammaricare, della P2, Gherardo, sì. Si era occupato qualche anno prima, nel 76, una figure di poliziotto, diciamo così, di grande prestigio, di grande capacità, di grande intelligenza, Santillo, sì. Con alcune note inviate dallo stesso Santillo alla magistratura, addirittura alla magistratura, più anche non al governo. Io allora non facevo parte di questo governo. Ma per Dio, che Cilicio Gelli riuscisse con un colpo di telefono avere da lì a poche ore nella sua stanza o Castelfibocche una platea dove c'erano magistrati anche, amministratore, segretario generale del Quirinale,
generale, è una cosa assurda, impossibile, non è possibile, non è possibile. E d'altra parte questa ramificazione c'era, e forse è dovuta a questa ramificazione il fatto che dopo Santillo nessuno avesse, perché non è che il ministro dell'interno debba sapere tutto, sa attraverso gli uomini giusti che il ministro dell'interno riesce a mettere in certe posizioni per avere le notizie giuste. Quindi quando l'amico Giuliano, col quale avevo lunghi trascorsi di giovinezza e di vacanze, e Gerardo Colombo arrivano a Castelfibocchi, è stata è come stoppare una bottiglia, in quel caso qui per il paese, per la bottiglia di champagne, via, stoppare questa bottiglia. E ricordo quei giorni frenetici, anche la posizione mirabile del vostro, come si chiama, il vostro magistrato qui, Marini? No? Amato, no, il capo dell'ufficio. Carlo Marini. Marini. Tu dici Carlo Marini, che era il procuratore generale. Sì, Carlo Marini, che era Carlo, però... Sì, certo. E questi feste vengono date al governo, vengono date al Presidente della Repubblica, Pertini. Qui ti fermo perché arriviamo dopo, adesso quando l'abbiamo scoperto. No. Invece, Grato, il tuo lunedì personale è il lunedì della magistratura di quel periodo, che era molto diversa dalla magistratura, sì, di adesso. No, era molto diversa, sì, dalla magistratura di adesso. Allora, il mio lunedì, io mi ricordo bene il lunedì 16 marzo 1981, perché è stato un giorno, adesso nella sua domanda sarebbe simbolico, no, questo lunedì, e invece io vi parlo proprio del lunedì, perché è stato il giorno dei preparativi. Insomma, noi non siamo andati insieme alla Guardia di Finanza a fare le perquisizioni, c'erano vari luoghi in cui cercare, e abbiamo però mandato un nucleo di persone che partivano da Milano e che da Milano sarebbero partite con l'ordine di non prendere nessun contatto con i colleghi dei vari luoghi in cui sarebbero stati. E quindi me lo ricordo bene, perché è stato un giorno di preparativi e io credo che i decreti di perquisizione li avessimo firmati già la settimana prima. Li avevamo consegnati al colonnello Bianchi, che avrebbe poi fatto diretto, no, tutta l'operazione, e vabbè, eravamo molto 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 impegnati, no, su quello che stavamo facendo. Io direi, pensando che non avremmo trovato quel che poi abbiamo trovato. Ecco, che tu una volta dicevi: noi tante volte nel lavoro ci organizziamo, facciamo dei grandi pensieri su questo atto investigativo, questa perquisizione, pensando di trovare chissà che, quella lì la ordinammo senza nessuna aspettativa. Sì, non è che avessimo grandi aspettative, cioè qualche cosa sì, perché noi eravamo arrivati fin lì avendo un quadro di situazione che era un quadro per cui delle cose le avremmo, pensavamo di trovarle, ma delle cose che avrebbero avuto attinenza, quello che pensavamo, no? Rapporti tra Gelli e Sindona, tra Gelli e una parte dell'establishment politico, e Sindona una parte dell'establishment politico, e così via. Però non, cioè, quando abbiamo visto le carte, beh, insomma, siamo rimasti molto sorpresi, no, del contenuto. Vabbè, per venire invece al lunedì simbolico, com'era la magistratura allora? Era molto diversa sotto vari profili, sotto chissà quanti aspetti, dalla magistratura di oggi. Eravamo nel 1981, quindi 46, 56, 66, 76 erano passati 35 anni dalla nascita della Repubblica.
Il che vuol dire che ancora i dirigenti, tanti dirigenti degli uffici, Marini rappresentava un'eccezione, beh, arrivavano da una cultura fascista. Perché io vorrei sottolineare quello che diceva prima Virginio Rognoni a proposito di questa, della situazione che l'Italia si è trascinata dietro dalla fine della guerra e la caduta del fascismo in avanti. Perché se esisteva, se è esistita la resistenza, io non mi riferisco soltanto e non mi riferisco neanche tanto alla resistenza partigiana e quindi alla resistenza armata, ma alla resistenza culturale, no? Che è esistita. E però l'Italia era un paese fascista. L'Italia era un paese fascista perché la cultura da cui arrivava era una cultura fascista e quindi, salvo quelle poche eccezioni, minoritarie. Sì, molto minoritarie, i 12 professori. Poi ce ne saranno stati anche altri 12 o 15 o 25 che la pensavano allo stesso modo, però avevano paura. Però era assolutamente minoritaria. E allora sì, erano passati 35 anni dal referendum, dalla Repubblica, dall'inizio del lavorio per disegnare la Costituzione. E però la cultura era ancora molto quella, no? E io direi nella magistratura in particolare, no? Nella magistratura, in una parte consistente della politica. Consentimi una cosa. Sì, prego. A proposito di questo, tu avrai conosciuto il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Pascalino. Quale? Aspetta. Trasformarsi dalla sfida mafiosa alla sfida terrorista fa dire al procuratore generale della Corte d'Appello Pietro Pascalino che si era di fronte ad uno, virgolette, stato di guerra interna, a uno stato di pericolo pubblico, che si doveva procedere a una, virgolette, revisione costituzionale come suprema ratio di uno stato di necessità. L'idea è quella, no? C'è la Costituzione. La magistratura nel suo complesso, no? Perché poi c'erano delle posizioni molto diverse, però diciamo la magistratura in generale non è che la Costituzione la vedesse poi tanto bene, secondo me la magistratura ancora oggi in generale dei problemi con la Costituzione, perché la magistratura è stata allora estremamente conservativa e io credo che in un modo diverso stia riprendendo ad essere molto conservativa anche oggi. In un modo diverso nel senso, eviterei qui degli anni e quindi mi fermo qua. Se vuoi ne parliamo dopo. Perché secondo me i motivi sono diversi, no? Allora esisteva principio era. Secondo cui in certi cassetti non si poteva guardare. Era vietato guardare in certi cassetti, ma per un ragionamento molto anche così coerente, se vogliamo, no? Siccome tanti magistrati erano eredi di una mentalità fascista, allora il potere non lo si poteva toccare. Ma non lo si poteva toccare logicamente, no? Era giusto non toccare il potere. Io mi ricordo qualche anno dopo la scoperta della P2, quando a un certo punto Franco Siena, che era un collega che tu forse hai conosciuto, ma forse no perché sei troppo giovane, che dopo essere stato a presiedere la quarta sezione penale del Tribunale qui a Milano per anni, aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in Cassazione, e a proposito dei fondi neri dell'IRI, il presidente della Corte di Cassazione un giorno, siccome Siena veniva da Milano in Cassazione, gli fa ma veramente alterato, gli dice: ma questo Colombo cosa fa? Vuole essere lui a eleggere il presidente della Repubblica. Perché? Perché chi gestiva i fondi neri allora era Ettore Bernabei, che era nipote di Fanfani. E allora la notizia che il nipote di Fanfani era coinvolto, cosa ci potevo fare io, nel maneggio di questi fondi neri,
danneggiava la candidatura di Fanfani. Questa qua era l'ottica del presidente della Cassazione, e infatti la Cassazione mi ha portato via subito il processo, è stato assegnato a Roma, dove hanno fatto delle cose anche sotto il profilo giuridico veramente stupefacenti, no? C'è stata una ingegneria eccezionale. Se mi ricordo bene, hanno assorbito il falso in bilancio nell'appropriazione indebita e amnistiato il falso in bilancio, se mi ricordo bene. Beh, del resto i provvedimenti con i quali questo dei fondi neri e anche poi l'inchiesta vostra, qual è la P2, vennero avvocate e trasferite a Roma, stanno nei manuali di diritto come proprio il non plus ultra dei provvedimenti completamente infatti. Non fondati. Allora, la magistratura era quella. La magistratura era una magistratura. Adesso io non mi ricordo. Beh, no, già il Consiglio Superiore era variegato, abbastanza variegato. Perché fino a qualche. Che era presidente. Era Zilletti il vicepresidente che stava nell'elenco della P2. Ci stava anche lui nell'elenco della P2. E lì. Pertini ha preteso le sue dimissioni, le ha pretese non appena ha saputo della sua iscrizione alla cosa. Ma fino a pochissimo tempo fa il Consiglio Superiore della Magistratura era composto da quasi tutti appartenenti, diciamo, all'area più conservatrice. C'era soltanto un rappresentante di terzo potere, tutti gli altri erano il magistratura indipendente, se non ancora dell'Uni. Allora, era fatta così la magistratura, ragion per cui era sostanzialmente impossibile che si riuscisse a investigare fino in fondo, no? Perché c'erano stati anche dei processi prima. I Petroli, per esempio, a Genova, erano 4-5 anni prima. Teardo è sempre P2, è sempre P2. Invece allora chi è che erano? Erano comunque l'associazione dei petrolieri. Perché c'era un costume di finanziamento illecito ai partiti che era molto simile a quello che avremmo scoperto poi negli anni 90. E la magistratura nello stesso tempo era composta anche da persone che avevano proprio l'idea della necessità di adeguare il sistema legislativo e quindi di prendere le decisioni in materia giurisdizionale avendo come riferimento la Costituzione. Che erano una minoranza, nella quale minoranza c'era anche chi andava oltre, no? Andava oltre e quindi pensava che la funzione giurisdizionale dovesse essere utilizzata al di fuori delle regole per riuscire a smuovere, no? Da una posizione estremamente conservatrice, eccetera. E il martedì com'è allora? Cioè, vi telefonano e vi dicono, la prima cosa, se non ricordo male, ci ha chiamato. Scusa, avevo un'osservazione, Alito. Sì. Concordo pienamente con quanto detto poc'anzi a proposito della magistratura Gherardo. Arriva un momento però in cui generalmente, mi ricordo di averlo detto in occasione dei 100 anni dalla ricorrenza del 100° anno dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, facendo la storia dal 1910, a un certo momento però la magistratura si appropria della cultura costituzionale, c'è una sorta di patriottismo costituzionale da parte della magistratura, e forse mi riferisco all'inciso che poc'anzi ho sentito fare da te, e cioè forse c'è un conservatorismo oggi di diversa natura. Sì. Ecco, c'è questo patriottismo costituzionale, perché l'impianto
costituzionale dell'ordine giudiziario è perfetto, cioè l'invito certo. A tutti, autonomia, l'azione obbligatoria, l'azione penale obbligatoria e così via. Però ci sono alcune cose che potrebbero essere modificate e che questo patriottismo... E qui veniamo un pochino al conservatorismo di oggi, perché il patriottismo in qualcuno si somma al corporativismo. Allora, capite che la Costituzione tutela, per esempio, fortemente l'indipendenza della magistratura. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. E per il pubblico ministero la situazione è sì, sostanzialmente identica. Allora, qual è la posizione del magistrato di fronte a questa garanzia di indipendenza? C'è chi comprende che l'indipendenza è funzionale alla giurisdizione e allora è indipendente per poter essere veramente garante, no? Della applicazione effettiva, no? Della giustizia. C'è chi questa indipendenza la sente invece come una copertura generalizzata della sua attività. Cosa voglio dire come copertura generalizzata? Un po'. Sì, io faccio più o meno quello che voglio, no? Per esempio, ci sono, attenzione, cioè senza pensar male. Ci sono molto spesso, io credo da tutte le parti, delle specie di divergenze di interpretazione del ruolo a proposito, per esempio, del funzionamento dell'udienza penale. No? Perché non si riesce a fare in modo che, per esempio, il pubblico ministero che ha curato le indagini segua poi sempre il processo? Perché ci sono dei misunderstanding a proposito del senso di indipendenza da parte di chi regge la procura e di chi regge il tribunale, no? Per cui non ci si riesce a mettere d'accordo per fare in modo che il calendario di udienza sia deciso, diciamo insieme, sia deciso in modo che si possano incastrare quelli che vanno a rappresentare l'ufficio della procura e i giudici che fanno le udienze. E questo qua è un forte equivoco sull'indipendenza, che poi può arrivare anche a situazioni assolutamente tragiche, come il nascondersi dietro l'indipendenza per non rispondere, ecco, per diventare irresponsabili. E ci sono anche magistrati che invece l'indipendenza proprio non la vogliono. E anche lì, secondo me, bisogna distinguere tra almeno un paio di categorie. Ci sono quelli che non vogliono l'indipendenza perché l'indipendenza è faticosa, no? E essere indipendenti è faticoso sotto tantissimi profili. Noi, voglio dire, Di Pietro, Da Vigo, Francesco Greco, Ilda Boccassini, io, quanti procedimenti disciplinari ci hanno fatto? Quante inchieste, quante, com'è che si chiamano più che adesso? Ispezioni, ecco, quante ispezioni, a qualche ispezione siamo stati sottoposti, quante denunce abbiamo subito e quanti atteggiamenti da parte dei colleghi. No? Quando Hilda e io siamo andati a Roma a perquisire uffici di magistrati per i quali avevamo chiesto l'arresto, la misura cautelare, e siamo arrivati, abbiamo trovato veramente una ostilità, no? Neanche tanto nascosta, da parte dei nostri colleghi che del luogo. E ci sono quelli che non vogliono essere indipendenti perché è più comodo avere, perché chi non è indipendente è dipendente e quindi ha un padrone, no? È molto più comodo.
Sì, c'hai un papà che ti protegge. E poi ci sono quelli che invece non vogliono essere indipendenti, addirittura per interesse. Io ho finito la mia permanenza a Milano come sostituto procuratore della Repubblica facendo insieme ad Ilda processi che riguardavano magistrati corrotti. Allora, il quadro di oggi è questo. Con una ulteriore elemento da considerare che a mio parere consiste nella forse burocratizzazione non è tanto la parola che serve a definire del tutto, no? Perché ovviamente non da parte di tutti, per carità, ma l'idea che la professione di magistrato dall'essere lo svolgimento di una funzione che ha comunque un rilievo costituzionale diventa un impiego, ecco, diventa un impiego, e questo secondo me per i cittadini è un rischio notevolissimo. Mi abbiamo fatto questo bel excursus sul presente, torniamo cos'è che stavo facendo? No, ma esatto, si aggancia perfettamente. Allora, il giorno dopo avete i finanzieri che vanno in questi tre posti, sì, no? Vanno a casa di Gelli ad Arezzo, lì non c'è granché, vanno a Roma all'hotel Excelsior, non c'è granché, invece nello stabilimento Giole lì a Castiglion Fibocchi trovano questo elenco e 30-40 buste con dentro del materiale che voi poi capirete essere materiale che per ciascuna di quella busta poteva compromettere un politico, un imprenditore, cioè era materiale che faceva riferimento a armi, potenziale ricatto. Vi chiamano i finanzieri, vi avvisano che hanno trovato una roba importante, e la cosa buffa è che credo che la prima cosa che vi dica il colonnello Bianchi è: ci ha chiamato il nostro comandante, cioè il comandante generale della finanza, dicendo: ah, troverete anche me nelle liste lì dentro. E questo è l'antipasto di quello che poi voi trovate, sì, no? 40 parlamentari, due ministri, anzi tre ministri. Quasi tre, no, perché no, il terzo era in attesa, no, era il ministro tre della più giustizia. Uno. Aspetta, io erano tre più uno, tre. Poi ce n'è stato uno, perché lì... Perché c'era il ministro della giustizia che aveva fatto la domanda, sì, certo. E aspettava. Aspetta che ti racconto. Sì, perché i ministri erano... Non sapere più lui. Erano, se mi ricordo bene, dovevano essere Foschi Stammati alla finanza, e Manca, il quale Manca tuttavia ha ottenuto poi, che secondo me è una cosa, ha ottenuto una sentenza emessa da com'è che si chiamava, credo che fosse Verde, in cui un accertamento negativo in sede civile della sua iscrizione alla P2. È una cosa, non so con chi abbia istituito il contraddittorio, però c'è stata questa sentenza. Invece Adolfo Sarti, che era il ministro della giustizia, aveva fatto la domanda, e noi abbiamo trovato, le carte erano tantissime, noi abbiamo trovato circa 5.000 fogli che riguardavano in gran parte l'organigramma della loggia, perché la loggia poi era divisa in 17 sottogruppi, ogni gruppo aveva il suo comandante, abbiamo trovato il modulo del giuramento, eccetera, 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 abbiamo trovato la contabilità, abbiamo trovato un quadernetto in cui c'erano scritti appunto dove andavano i soldi della loggia, alcuni dei quali andavano anche a esponenti di una corrente della magistratura, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato veramente tantissime carte che ci hanno permesso poi anche di svolgere, a proposito della autenticità dei documenti, una serie di accertamenti. Per esempio, abbiamo fatto le perquisizioni, siamo andati in banca, io a Castiglion Fibocchi e Giuliano ad Arezzo, e io credo che la banca dove sono andato io fosse, si chiamasse banca, erano talmente sicuri della riservatezza del tutto, pagava la quota con assegno. Allora,
arrivano i... No, scusate, questa domanda inoriginale del ministro Sarti, che ancora non faceva parte della P2, c'è stato anche un giornalista che è stato condannato perché ha detto... ha detto che Sarti era iscritto alla P2 e è stato condannato per diffamazione perché non era ancora iscritto, siccome che mi sembra un po', adesso non vorrei, perché effettivamente non era ancora iscritto. C'era lì la domanda, noi siamo arrivati qualche giorno prima, perché credo che fosse prevista per il 25 o il 31 dello stesso mese di marzo. Siamo arrivati un attimo prima e abbiamo impedito l'iscrizione, ma lui poteva anche cambiare idea oggettivamente. È un po' come, cioè, sono degli aspetti formali che hanno anche delle giustificazioni, come il giudice che ha reintegrato un dipendente di una società nella quale sono stato, perché questo qua doveva dichiarare se aveva delle persone che erano sue parenti che lavoravano, e lui ha detto di no, e dopodiché si è scoperto che invece la moglie sì, e il giudice ha ordinato il reintegro dicendo che la moglie non è parente, che è vero perché non è legata da un rapporto di parentela ma è legata da un rapporto di coniugio, è più o meno le stesse cose. È stata quella domanda autografa quella che ha convinto Forlani sulla necessità di prendere sul serio quel che siamo andati, Forlani era il Presidente del Consiglio dei Ministri di allora, sulla necessità di prendere sul serio quel che siamo andati a dirgli. Allora, è stata una giornata... E quando siete andati da Forlani vi ha ricevuto, viene ad aprirvi la porta, Semprini? È divertente, adesso Giuliano e io abbiamo riso un sacco. Allora, perché noi partiamo, cosa succede? In queste carte troviamo delle cose veramente molto, molto, molto allarmanti, no? E allora decidiamo di informare il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica però, cioè noi il Presidente della Repubblica, Pertini non lo conoscevamo, noi non avevamo contatti proprio con nessuno. Allora, tramite, non mi ricordo chi... forse Elena Paciotti, che non so perché stava facendo, ci chiediamo di poter essere messi in contatto e ci telefonano dicendo che il Presidente era in Sud America per un viaggio istituzionale. Allora, vabbè, diciamo bene. Se non mi ricordo, c'è stato un incontro fra me, te, Giuliano e Marini qui a Milano. Sì, sì, no, ci siamo visti senz'altro. Io ti ho conosciuto in quell'occasione, sì. Che sono 35 anni che ci conosciamo. 35 anni? Sì. E si vede, c'ho il bastone. E ho passa il tempo. E beh, però sei in ottima forma, ma veramente, ma veramente. Io non ci arrivo alla tua età. 92. Così lucido non ci arrivo, non ci arrivo neanche, ma se ci arrivo non ci arrivo così lucido. Non invitarmi a 92 anni da nessuna parte perché dico stupidaggine. No, perché poi devi fare un quadro, come ha fatto lui, perfetto, in 15 minuti, della situazione politica dell'epoca. Devi essere capace poi... Infatti, è per quello che ti dico di non invitarmi. Allora, è una giornata in cui cominciamo... Io e Giuliano andiamo al bar a prendere il caffè, siamo lì, no, tutti, verso le 11:15 e diciamo, ma qui così, guarda, secondo me, sì, qualche cosa troveremo... Troveremo qualche cosa all'Excelsior, l'Hotel Excelsior, che sta in via, cos'è, 20 settembre, Veneto, insomma, da quelle parti lì, a Roma, era il luogo in cui Gelli riceveva, no? E quindi dove si facevano tutte le robe che riguardavano la Bibbia. E torniamo in ufficio, queste cose qua non c'erano allora, ma proprio neanche lontanamente. E squilla subito il telefono. Chi ci chiamava erano soprattutto, credo che fosse Gotelli, il maresciallo Gotelli, e poi Bianchi, che cominciano a dirci, qui abbiamo trovato delle cose, però c'è anche una cassaforte, e per questa cassaforte non troviamo la chiave. E una segretaria a un certo punto ha cercato di uscire, aveva la chiave nella borsetta,
E poi ci dicono, Bianchi ci dice, guardate, ci ha telefonato il comandante generale della Guardia di Finanza, che si chiamava Giannini, dicendo troverete delle carte e lì troverete anche il mio nome. E poi arrivano, aprono, vedono e cominciano a dire qua ci sono delle cose, che cosa c'è? E ne parliamo domani. E infatti arrivano l'indomani con questa massa, erano 5.000 fogli di carte, e noi cominciamo a guardarle e devo dire che la prima cosa che ci è venuto in mente di fare è stato quello di tutelare le carte, perché abbiamo visto immediatamente che c'era un... Voi sapete che dal 1969 al 1980 in Italia sono scoppiate un po' di bombe, una banca il 12 di dicembre del 1969, che secondo i liceali di oggi, tanti, perché mi è successo sia a Pordenone che a Palermo, pensano che la bomba sia stata messa dalle Brigate Rosse, che ci mancavano ancora 5 anni, no? Prima che si costituissero, più o meno. Il 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, e poi c'è stato Peteano, e poi c'è stato l'Italicus, Piazza della Loggia, e poi c'è stata la stazione di Bologna nel 1980. Bene, tutte queste tutte le inchieste riguardanti queste stragi sono state depistate, e sono state depistate da appartenenti ai servizi di sicurezza. Ce n'era uno solo estraneo, non so perché. Sì, soltanto uno che non apparteneva ai servizi di sicurezza, i quali servizi di sicurezza tutti erano diretti da appartenenti alla P2. E il segretario, sì, il direttore del CESIS, che era l'organo di controllo, stava nella P2. Allora, quando io sento parlare di servizi deviati, dico, perché deviati? Sì, perché deviati, visto che c'erano dentro tutti i vertici, c'erano dentro quelli che operavano in queste... Perché deviati? Allora, siccome troviamo questi nomi, diciamo, questi qua vengono, ci portano via le carte e basta. Allora, cosa facciamo? Fotocopiamo le carte di maggior rilievo, perché lì c'erano anche tanti doppioni, c'erano le circolari, c'erano... Stiamo su tutta la notte, io e Giuliano, a fotocopiare, fotocopia. Saranno state 500, 600 cartelle. E le nascondiamo in un faldone di un'indagine di Piero Forno. Credo che non lo sapesse neanche lui. Sì, era un faldone che riguardava le FCC, le formazioni comuniste combattenti. In modo che, per quanto furbi fossero quelli dei servizi, e difficilmente avrebbero guardato nel faldone delle formazioni comuniste combattenti, e poi magari non avrebbero forse neanche capito perché i servizi si sono comunque attivati immediatamente per trovare qualche cosa che ci screditasse, e l'unica cosa che hanno trovato era che Giuliano frequentava una donna sposata che però nel frattempo aveva ottenuto il divorzio e era diventata sua moglie. Vabbè, capitato una volta anche ad Andreato. Capitato? Un'altra volta è capitato ad Andreato una casa di questo genere. Era sua moglie. Non so. Vabbè, quindi troviamo queste carte, troviamo non soltanto l'organigramma, ma troviamo anche, non mi ricordo quante fossero, 36-37 buste, tutte sigillate da Gelli, ciascuna delle quali conteneva sostanzialmente una notizia di reato. Troviamo anche un fascicolo che riguardava tutto quello che aveva prodotto, che avevano prodotto i servizi su Gelli, lo troviamo lì dentro, in questo fascicolo che riguardava Gelli. E ci siamo arrivati, se poi vuoi saperlo. Siamo arrivati a disporre la perquisizione, dicevo, se poi lo vuoi sapere me lo chiedi, e se non vuoi saperlo. No, volevo sapere... Vabbè, facciamo una cosa, vediamo. Prego, vediamo se si aggancia. Forse è sfuggito a me, ma non ho trovato ancora il collegamento tra la Nazione Unita e la P2, che credo sia un evento non del tutto nazionale.
No, non è un argomento marginale. Eh beh, cioè, noi abbiamo trovato qualche, credo centinaio, facciamo decine perché siccome non mi ricordo, cioè, sono passati 35 anni, tendo sempre a minare, di un bel po' comunque, di tessere della massoneria loggia P2 firmate in bianco dal Gran Maestro, e cioè le tessere. Il Gran Maestro evidentemente le dava a Gelli e Gelli poi le compilava le tessere della massoneria ufficiale. Sapete che ci sono due massonerie in Italia, credo ancora adesso, poi non mi sono più aggiornato perché allora c'era Palazzo Giustiniani e Piazza del Gesù e la massoneria credo che fosse Palazzo Giustiniani. Quindi la P2 era ufficialmente una loggia riservata della massoneria, che poi magari Gelli l'abbia deviata, cosa che credo tra l'altro possibile, possibilissima, è un'altra questione, però stava nell'organigramma della massoneria. Ministro Rognoni dell'epoca, quando scoppia questa bomba, Forlani come pensa di gestirla e attraverso quale percorso si arriva alla decisione di pubblicare i nomi? Ma evidentemente, come dicevo prima, è stata una bomba che è scoppiata sul tavolo del governo. Io ho ritenuto memoria di quello che era accaduto in precedente, seppure in un testo completamente diverso, le famose carte di via Montenevoso, bisognava rendere pubblica questa cosa, non era possibile, come dicevo prima, che Gelli potesse riunire, chiamare tutta questa gente intorno al suo tavolo e dare disposizione, non era il suo tema, bisognava consegnare, pubblicare queste carte, questo elenco. E nel carattere di Forlani c'era una certa prudenza, però poi alla fine Forlani, credo dopo un mese però, non prima, dette l'ordine come Presidente del Consiglio di rendere pubblica in maggio. Questa, prego? In maggio, è stato in maggio. Ecco, questa mi colgo l'occasione per chiedere una cosa a Gerardo. Insomma, la P2 era... faccio questa premessa. Sì. Concordo punto per punto, virgola per virgola, quanto nella commissione sulla P2 ha scritto l'esemplare mia collega di governo, Tina Anselma, a cui va il mio ricordo e saluto più affettuoso, ormai inchiodato in una malattia durissima. La P2 è una piramide, Gelli e tanti altri a capo, e poi alla base c'era tutto un esercito di personaggi, alcuni dei quali si erano accostati o affacciati alla pubblica, alla P2, per leggerezza. Direi che c'è spazio per stabilire un tasso di adesione alla P2 e alle sue manovre e ai suoi progetti diverso dall'uno dei livelli diversi. Dei livelli. Per esempio, il ministro Sarti, di cui io avevo buona conoscenza, che era una persona intelligente, tra l'altro un cuneense, un compagno di liceo di Franco Cordero, la cosa più reiterata che sentivo dire da Sarti allora, che quando si stava seduti nel Trattato Atlantico, è che io, Sarti, sono stato sempre il primo della classe e il secondo era Cordero. Era il suo primato. Quindi, mi sembra, dal punto di vista del rigore, anche di una questione di carattere di moralità, stabilire che alla base di questa piramide c'era gente che così trovava una carriera sua e riteneva, insomma. Quindi domando se a livello dei magistrati ci sia stata questa
questa avvertenza di distinguere. E beh, c'erano quelli che erano più e c'erano quelli che erano meno. Però attenzione, perché tutti prestavano giuramento. E capisci che la formula del giuramento era una formula. No, questo è fuori dubbio. Io non so sardo, il giuramento non l'ho mai fatto, probabilmente. Purtroppo. No, perché non era ancora. per fortuna sua. Per fortuna sua non ancora non c'era. Poi, come dico, magari non si sarebbe mai iscritto. Tra le domande in sospeso, perché quella di Sarti non era in sospeso, e lui era nell'elenco, credo di ricordarmi bene, delle persone che avrebbero giurato di via una settimana, 15 giorni, un mese, qualcosa. Invece tra le domande in sospeso c'era per esempio quella di Carlo Alberto Dalla Chiesa. In sospeso vuol dire che c'era stata fatta questa domanda e non era ancora stata lavorata, no? Cioè era la loggia che la teneva in sospeso, magari non si fidavano. C'era il fratello di Romolo. Ecco, io devo dire, scusa, che devo dire che quando vengo a sapere nell'immediatezza della vostra operazione, io ero in rapporto continuo con Dalla Chiesa, perché lo nominai a capo di quella struttura che ho ricordato all'inizio, e mi prese uno sconforto infinito. E mi ricordo l'incontro che ho avuto con lui, e lui mi disse: ma io mi sono usato questa parola, mi sono affacciato alla P2, perché ritenevo, ecco, come tuttora ritengo, che fosse doveroso da parte mia che cosa all'interno di questa organizzazione bolliva, che cosa c'era di pericolo per il nostro paese. Sì, ma io di fronte a una dichiarazione di questo tipo io mi sono fermato. Da una parte c'era la conoscenza che avevo di Dalla Chiesa, la lealtà che ho sempre ritenuto che il generale avesse nei confronti della Repubblica e dei valori repubblicani, e mi sono fermato. Ma è una ipotesi assolutamente plausibile, no? Che lui abbia fatto domanda per entrare e vedere che cosa. E questo, il fatto che la domanda fosse sospesa potrebbe anche far pensare a quello. Io citavo proprio Dalla Chiesa per dire come la varietà delle motivazioni poteva essere anche. Poi magari invece, vabbè, lasciamo perdere. Sì, infatti, se la domanda della Chiesa era sospesa da parte di Gelli, vuol dire ora, che Gelli, siccome Gelli non poteva che rallegrarsi dal suo punto di vista di avere Dalla Chiesa questa parte, vuol dire che aveva il sospetto che Dalla Chiesa volesse spiare qualcosa. Certo, questa è la tesi che mi piace di sposare. Peraltro di generali carabinieri ce n'erano un sacco, cioè ce n'erano quelli che contavano. L'Italia era allora divisa in tre come si chiamavano, legioni, no? Insomma, in tre zone, no? Ciascuna delle quali comandata da un generale di divisione. No? Pastrengo, Carabinieri, sì. Pastrengo. No, zone geografiche. Due dei comandanti delle tre zone erano iscritti alla P2. Poi il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri allora non era un carabiniere, perché era, e quindi proveniva dall'esercito, e quindi era sostanzialmente estraneo, no? Era estraneo, credo che fosse estraneo anche il comandante generale, era abbastanza al governo dell'arma, no? Perché era governata più dall'interno, dal capo di Stato Maggiore. E questi due, quindi io ci ho messo un segno perché c'è proprio uno di questi, che era il generale Palumbo. C'è. Che è quello che voi interrogate quasi subito. Sì, ma prima ancora credo di andare da Forlani, che poi vado avanti a raccontarvi di Forlani perché è interessante. E lui, Gelli, è in grado di convocare questi generali dei carabinieri
e poi contemporaneamente Carmelo Spagnuolo, che era il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, e altre persone, e dice, li convoca, no? No, Picchiotti lo dice qua, non era cosa, era, riferisce Franco Picchiotti, non era Picchiotti. Sì. Presente all'incontro della deposizione il 28 aprile 1981. E li convoca per fare che cosa? Per avvertirli delle sue preoccupazioni nel caso in cui alle imminenti elezioni non fosse risultato vincitore il blocco moderato. Per informarli di quale comportamento avrebbe gradito Gelli da parte dei carabinieri, ove tale temuta ipotesi si fosse verificata. E adesso vi leggo quel che è stato verbalizzato dalle dichiarazioni di Picchiotti. Gelli ci rivolse subito la parola dicendo che la situazione politica era molto incerta e di tenere sempre presente che la massoneria, anche di altri stati, è contro qualsiasi dittatura di destra o di sinistra e che noi della P2 dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro. Io sollevai delle obiezioni chiedendo a Gelli che cosa significasse appoggiare un determinato governo. Gelli ci disse: coi mezzi che avete a disposizione. Io avrei in conseguenza dovuto, per eseguire le richieste di Gelli, ripetere il suo discorso ai comandanti di brigate e di legione, i quali a loro volta lo ripetessero ai gradi via via subalterni. Ora, i mezzi a disposizione dei carabinieri, poi sappiamo anche che mezzi sono, era stupefacente questo discorso. Per quello noi, cioè, tra le altre cose, anche per quello abbiamo deciso di portare le carte, in mancanza del Presidente della Repubblica, che secondo noi sarebbe stato il destinatario più legittimato, e abbiamo pensato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, ci dicono, noi riusciamo a ottenere un contatto tramite Umberto Loi, che era consulente della commissione d'inchiesta su Sindona, e quindi lui lo dice al Presidente della commissione, che credo fosse De Martino, però i nomi ormai, quindi è sempre un credo, insomma era il Presidente, chiunque fosse, prende contatto e ci fissano un appuntamento a Palazzo San Macuto, che è la sede del Senato, a un certo ora. Noi partiamo con una macchina della Guardia di Finanza, una macchina non di quelle pitturate, in borghese, senza il cosino sopra, e così via, e arriviamo a Roma, arriviamo a Palazzo San Macuto, ci mettono in una saletta, passa un'ora, passano due ore, passano tre ore, non succede niente. A un certo punto chiediamo: scusate, noi siamo qua perché dovremmo vedere il Presidente del Consiglio e i ministri, e quelli dicono: adesso ci informiamo. Dopo un po' tornano dicendo: no, ma c'è un equivoco, perché lui vi aspettava a Palazzo Chigi, che è la sede del governo. Andiamo a Palazzo Chigi, suoniamo alla porta, ci accompagnano, suonano quelli che ci accompagnano, apre la porta, ci apre la porta il prefetto Semprini, il cui nome stava nelle liste della P2. E allora questo qua ci fa sedere in un salottino, aspettiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora con Giuliano e io, che insomma ci scappava da ridere, perché era veramente una... E finalmente siamo ammessi nello studio di Forlani, il quale era estremamente, cioè, per cosa volevate che noi fossimo lì? E allora lui invece ci chiede: cosa siete venuti a fare? E noi facciamo, abbiamo qua delle carte che secondo noi sono... E lui guarda queste carte e comincia, prima fa fatica a articolare delle parole, ma veramente, nel senso che proprio non sa cosa dire. Secondo me quel ritardo lì era dovuto, e poi a un certo punto dice: sì, vabbè, ma insomma queste qua sono delle carte, come fate a essere sicuri che siano autentiche? E allora
credo sia venuto in mente a me di dire: guardi, qui c'è la domanda di iscrizione del suo ministro della giustizia, il suo guardasigilli, che firma tutte le carte del governo. Aspetta, apri. Scusate. No, scusa. No, no, prego. Grazie. No, no, figurati. Provi a confrontare, tiri fuori un atto e guarda le firme. Lui tira fuori, ci pensa un po', ne tira fuori un atto. E dice, sì, sì, beh sì, sono proprio uguali queste firme. Però quella che avete voi è una fotocopia. E noi gli rispondiamo, sì, ma in ufficio abbiamo l'originale. E allora lì, a quel punto ho detto, vabbè, allora è una cosa seria, mi studierò bene le carte, e vedremo un po' che cosa fare, e noi gli diciamo, scusi, le carte però se le studi a casa, perché qui c'è qualcuno che non... lui ha detto, va bene, me le studio a casa. Dopo una settimana circa, ci siamo 5 giorni, ci siamo rivisti, perché gli abbiamo portato delle altre cose, facendo tutte e due le volte un'ordinanza in cui si spiegava perché non valeva il segreto nei confronti, e in quella sede ci ha detto che aveva deciso di nominare una commissione di 3 saggi che avrebbe valutato sulla pericolosità della vita. La commissione ha concluso per notevole pericolosità della PD, così come ha concluso la composizione, non mi ricordo, non me la ricordo neanche io, forse l'ho scritto qui ma non mi ricordo in che pagina, quindi, Casavola? Non me lo ricordo. Si chiama Il vizio della memoria. Prego? Il vizio della memoria si chiama, è un libro che ho scritto 20 anni fa. Avevo la memoria più... E infatti lì c'è scritto Picchiotti e mi ricordavo quello. La signora voleva chiedere una cosa. Sì, io volevo fare una domanda al signor Rognoni, perché quegli anni, appunto, essendo io non più giovanissima... Mi spiace alzarcelo, perché non riesco... Ecco. E magari se viene qui... al microfono, ce l'abbiamo un volante. Allora, io mi chiamo Cristina Simonini e per ragioni anagrafiche ricordo bene quegli anni, tutte le vicende connesse. Volevo chiederle una cosa: dal quadro che è stato fatto, che è un quadro molto accurato sia dal punto di vista della ricostruzione storica che della vicenda giudiziaria, appare un dato assolutamente, come dire, ricorrente nella nostra storia, nella storia del paese, e cioè questa sorta di, appunto, collusione in qualche modo, di poco comprensibile da parte dei cittadini, tra il potere e tutta questa cosiddetta devianza criminale, che in realtà ha avuto un peso molto importante sia sulle nostre vite che sulla vita del paese, sulla nostra, intendo dire, nella vita civica del paese, morti, ammazzati, stragi, eccetera. Allora io volevo chiedere, ma come mai è possibile che voi che stavate al governo, voi intendo dire Democrazia Cristiana, c'è tra l'altro un grande assente nei suoi discorsi che è Andreotti, che però c'era, esisteva. Allora, com'è possibile che voi non sapeste niente? Non sapevate niente dei servizi deviati, non sapevate, li nominavate voi i responsabili di questi servizi, non sapevate niente di quello che succedeva, non sapevate niente di Sindona. Poi si è scoperto che invece lo sapevate benissimo, perché Sindona ha avuto anche robuste coperture da parte del Vaticano da un lato e dall'altro Andreotti. Allora, risulta veramente poco comprensibile, soprattutto comprensibile, sì, giustificabile, e chiaro molto meno. Cioè, in più, l'altra cosa che volevo chiedere, e che collego al contesto storico che lei ha ricostruito prima, è che parte hanno avuto i servizi segreti americani, perché è molto vero che noi eravamo una testa di ponte della NATO e geograficamente strategici ed imperdibili nella guerra fredda e nella contrapposizione dei due blocchi, no? Quindi mi chiedo anche se, e lo chiedo anche a Gherardo, se sono poi emerse anche delle eventuali complicità o comunque anche delle interferenze o delle pressioni
da parte anche degli Stati Uniti per il ripristino o comunque per salvaguardare lo statu quo, quindi la moderazione, l'assetto esistente allora, la democrazia cristiana garante che tutto rimanesse come era e che fosse rimanesse come baluardo al pericolo comunista. Ma appunto la curiosità che abbiamo un po' tutti, anche perché la storia si ripete e quindi c'è sempre qualcuno che non sa, come è possibile, come pensate che noi possiamo credere a 35 anni di distanza che nei palazzi del potere a Roma nulla si sapesse? Grazie. Specifico una cosa su questa linea VAR che volevo chiederla adesso proprio, e cioè relativamente proprio alla P2, non è che questa cosa esplode e perché quel giorno lì e prima non se ne sapesse niente, ma non solo perché c'era stato Santilli che poteva, per le dinamiche che lei ha spiegato, poteva essere. L'altro giorno è morto Pannella. Mi ha fatto impressione perché mentre preparavo questa mattinata sentivo a Radio Radicale, loro hanno mandato ovviamente tantissime cose, una delle quali era un'interpellanza parlamentare che Pannella fa nel 1977, quindi 4 anni prima della scoperta delle liste della P2, dove col suo linguaggio molto diretto chiede ad Andreotti perché riceva Gelli, che qualifica, Pannella lo qualifica nel 77 capo di un'associazione sovversiva golpista. Allora, questo significa che evidentemente a livello giornalistico, politico, si sapeva già che nel mondo della politica nazionale c'era questo soggetto Gelli che non si capiva bene perché e per come aveva un certo tipo di accesso privilegiato a personaggi importanti della politica. Ecco, specifico la domanda della signora sotto questo profilo. Proprio niente prima si poteva intuire? Ma per quanto riguarda la P2, credo di aver già risposto a questa domanda, e cioè il ministro dell'interno dell'epoca, cioè io, nel 1981 non era mai stato informato di questa, come ho detto prima, di questa relazione di Santillo, di questo documento di Santillo, da Santillo inviata, torno a ripetere, alla magistratura, così come quell'interpellanza di parlamentare di Pannella. Lo scoppio della P2 avviene con l'irruzione di Castelfibocchi. La massoneria è sempre quel fenomeno che credi di prenderlo con la mano sinistra e ti sfugge dalla mano destra e così via. Il vero scoppio è questa lista di gente che attraverso il giuramento da loro prestato è affiliata alla P2. Ma vengo alla domanda. Io ho dato un'interpretazione di come si è mossa la democrazia italiana. C'è stata la stagione delle cosiddette stragi. A mano che il Partito Comunista, per il gioco democratico, si avvicinava al potere e si avvicinava nelle misure in cui il patto di Varsavia giocava molto meno sulle spalle della dirigenza comunista italiana rispetto a quanto giocasse per l'innanzi. C'era un'Italia di destra, se vogliamo, moderata, che si preoccupava. Adesso arrivano i comunisti al potere e si preoccupavano anche gli americani, fuori di dubbio. E quindi come? Scusa. E quindi nasce lì lo stragismo di destra e di sinistra,
la successione, lo stragismo di destra è uno stragismo che viene si possono iscrivere alla categoria dello stragismo di destra l'Italicus, la Bologna e così via. Ma il mi lascia riflettere, ma il a mano che dicevo il Partito Comunista si avvicina al governo per ragioni democratiche, per ragioni di gioco democratico, la destra del nostro paese si preoccupa e compie le stragi, cioè certe espressioni non dico deviate, criminali di questa destra, di questa paura degli italiani nei confronti del comunismo sovietico. Siamo nel 79, c'era Brezhnev, c'era la guerra fredda, c'erano i missili, c'era tutta questa roba, insomma, non mica da ridere queste cose qui. C'era Berlinguer che diceva dopo un po' che meglio si stava sotto la NATO che non sotto il patto di Varsavia. Questo è il problema, che per coloro che erano anticomunisti democratici, perché c'è la categoria dell'anticomunismo democratico a cui io ho sempre appartenuto, che sapeva benissimo che il secondo conflitto mondiale aveva in Stalin uno dei protagonisti della vittoria, però sapeva anche che Stalin era un enigma dal punto di vista del processo democratico europeo, e poi sappiamo quelle cose come sono andate a finire. Comunque la destra nelle sue espressioni criminali, perché la violenza c'è e alberga in tutte le posizioni varie della politica, fa le stragi, strage Fontana, la Brescia è proprio uno spartiacque. Brescia cosa c'è? C'è una riunione, c'è una convocazione da parte dei sindacati della gente bresciana e nonna in piazza della Loggia per difendere la democrazia, la Costituzione, e contro la quale difesa conclamata in quella piazza ci va la destra, l'espressione della destra, la bomba viene da lì, a cui si accompagna anche una estrema sinistra che anziché combattere il comunismo, lo stragismo con un più di democrazia, combatte lo stragismo con una violenza a sua volta. E quindi c'è questa miscela fra destra e sinistra nella piazza bresciana. Quindi c'è la destra si muove con crimini per cercare di scongiurare la presenza del Partito Comunista a livello di governo e da una parte. E c'è la famosa tesi di Galli, di Giorgio Galli, un illustre critico con il quale mi sono trovato in dissenso. Galli in sostanza diceva: ma a un certo momento voi del governo avete mollato un po' le briglie sul cavallo pazzo del criminale, cioè avete lasciato fare proprio perché mi conveniva. La Democrazia Cristiana era evidentemente il partito che rappresentava anche la parte moderata di questo paese, c'è poco da fare, c'era una parte di destra che mai si era riconosciuta nella Costituzione, Mise, Almirante, eccetera, e la parte moderata. È assurdo pensare che questo partito della Democrazia Cristiana facesse la politica del stop and go, cioè mi fermo qui, però lascio andare perché mi fa comodo la rendita moderata che può vincere di fronte alla bomba che si asserisce messa dalla sinistra. Questo è il gioco degli opposti temibili. Aspetta un po' che le dico subito per meglio specificare il mio pensiero. Galli, 34, 5. Visto che abbiamo tempo, posso... Sì, il tempo ce l'abbiamo.
Intanto che cerchi posso dire una cosa io. Qua. Giorgio Galli. Il dibattito si è aperto da solo, pensavo di aprirlo anche prima di aprire il dibattito. Per adesso lo concludo però. No. Lo sappiamo, anzi è molto interessante. No, però ci tenevo a ringraziare la fondazione che sostiene da 3 anni la nostra associazione, che è la Fondazione Paschinelli, che fa presente con la presidentessa Pina Antonini, il suo braccio destro Stella Curti e un bellissimo collaboratore Alberto Cossati, e molte delle cose che fa la nostra associazione derivano dal loro appoggio, e per cui volevo ringraziarli prima dell'inizio del dibattito. Il dibattito è iniziato e andiamo avanti. L'intervistatore di questa intervista sul terrorismo per la terza, scritto nell'89, mi dice: Giorgio Galli, nella sua storia del partito armato 68-82, sostiene che le forze di sicurezza erano in grado sin dall'inizio di fronteggiare adeguatamente il partito armato, solo che in determinati periodi gli si dava spazio, e ciò per consentire una campagna volta a danneggiare la sinistra e ad aggregare l'opinione pubblica moderata. C'è la paura che viene da sinistra, i moderati si compattano. Io rispondo: è nota questa opinione di Giorgio Galli, è un'opinione a tesi. Il processo degli equilibri politici marcia verso sinistra, le forze moderate vi si oppongono e i servizi, per tradizioni vicini all'opinione d'ordine moderata, si adeguano. Tirano le briglie e le mollano sul collo del partito armato perché, attraverso l'allarme ricorrente e la paura del terrorismo, l'area moderata si compatti, si aggreghi, mantenga la sua forza a danno della sinistra. Questa è la tesi. Ora, può darsi che il processo degli equilibri politici marciasse verso sinistra per tutti gli anni 70, e io sono d'accordo, è la mia opinione. Anzi, è vero, ed è tutto logico quindi che l'area moderata vi si opponesse, ed è anche vero che l'allarme sociale, la paura, potessero suscitare domande di ordine e di autorità. Ma detto questo, non è credibile la lettura di quegli anni come una storia di interventi che in maniera dosata le forze dell'ordine, o il governo in questo caso posso dire adesso, avrebbero fatto sul partito armato, una sorta di stop and go per garantire il successo o la resistenza alle posizioni moderate. E perché non dovrebbe essere credibile, dice già Galli, perché tra l'altro trascura di considerare che l'area moderata in Italia ha in gran parte la sua rappresentanza politica nella Democrazia Cristiana, e la DC, Partito Popolare di Centro, non ha alcun interesse a vedersela sfuggire a destra a causa di una disastrosa politica dell'ordine e della sicurezza. Molto meglio per un partito, espressione di un vasto elettorato di questa natura, una politica di attenzione e cura costante contro il disordine e la violenza che una politica a intermittenza, stop and go, dagli effetti assolutamente imprevedibili. No, non mi pare fondata l'opinione di Galli, e questo è anche il mio convincimento. Perché non si sapeva? Beh, certo, non si sapeva. Si sapeva come, nel senso che si è combattuta. Quando scoppia, lo dicevo prima, quando il paese viene insanguinato, beh, c'è la rimonta dello Stato. Guardate, qui sorge il problema di 55 giorni, è una cosa terribile questi 55 giorni. Io ho avuto grande dimestichezza e grande amicizia con Cossiga. Poi questa amicizia si è rotta definitivamente quando divento vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, con un contratto durissimo. Beh, quei 55 giorni sono stati un'ossessione, e io ritengo, pur oggi condividendo l'opinione che ho di Cossiga, persona di grande intelligenza, di grande cultura, ma strana, per esempio le testi, il suono massoneria in massone, in Cossiga risvegliava alcune sue civetterie, mio nonno era massone, eccetera, insomma era uno personaggio, però anche del merito, per esempio la sua
manifesto dopo la caduta del muro di Berlino, che Andreotti, il Presidente del Consiglio, non ha voluto mettere all'ordine del giorno della CA. E beh, diceva delle cose abbastanza sagge, cioè partite e pensate alla vostra storia, perché il mondo cambia. Ma beh, in quei 55 giorni nascono le cose impossibili, insomma. Alcuni consulenti erano dal P2, cioè quel Semerari, per esempio. Ci sono altri, ci sono alcuni rappresentanti anche americani, quello strano nome che non riesco mai a mettere in moda, Ledin, insomma, gente che, insomma, ecco perché dicevo all'inizio che io mi sono fidato più di carabinieri della polizia che non di questa gente qua. Quindi c'è, badate, lei praticamente finisce per ritenere che, o di condividere, o comunque almeno se non in toto, in parte, la tesi che la storia di democratica di questo paese è la storia dei misteri della Repubblica, c'è anche una componente criminale. Ora, non sono d'accordo. L'evoluzione di questo paese è un'evoluzione con una riserva, però è un'evoluzione di questo paese, è un'evoluzione democratica. Nella condizione in cui era il paese, l'evoluzione è stata un'evoluzione democratica. Sono molto più importanti per l'evoluzione di questo paese la Budapest, Praga, cioè l'Unione Sovietica, e con i riflessi che questa azione dell'Unione Sovietica aveva sul Partito Comunista, perché nel 1956, quando scoppia la rivoluzione di Budapest, il Partito Comunista si allinea e abbiamo l'ufficio di Giolitti e di altri del Partito Comunista, no? Leggete l'autobiografia di Napolitano e avete chiara tutta questa posizione. Noi siamo stati, c'è questo vincolo della rivoluzione d'ottobre che ci lega, insomma, c'è poco da fare. Le cose stanno così. E anche Praga, addirittura Praga nel 68. Sono serviti di più per l'evoluzione questa posizione, nel senso che il Partito Comunista ha da questi avvenimenti ragioni in più per occidentalizzarsi, fra parentesi, diciamo così, che non certi misteri che erano. Una sola riserva, modo. La politica di questo paese doveva andare in una certa direzione, l'assassinio di Moro l'ha interrotta, c'è poco da fare. La prima Repubblica muore con Moro, non muore nel 90, quando viene Berlusconi. Ma perché poi, dopo la morte di Moro, cosa avviene dopo la morte di Moro? Avviene che il Partito Comunista, per darsi un'identificazione dopo che la solidarietà nazionale, cioè l'appoggio del Partito Comunista al governo nella interpretazione che di questa manovra aveva dato Moro, che Moro sarebbe diventato il Presidente della Repubblica dopo il 78, dopo Leone, no? Sì, dopo Leone. Questa politica si tronca. Il crimine di Moro, l'assassinio di Moro, gioca sulla vicenda politica di questo paese, non c'è dubbio. Non so se ho risposto fino in fondo alla sua domanda, ma mi pare di averla. Poi tenga presente una cosa: servizi segreti americani, anche qui Giorgio Galli. Giorgio Galli a un certo momento esce con questa espressione, ma l'amministrazione americana sostiene che le Brigate Rosse siano quattro cialtroni e che in definitiva non si capisce perché il paese non riesce a bloccare questa organizzazione sovversiva. Arriva il sequestro del generale Dozier americano. Voi sapete che c'è stata un'interpretazione un po' singolare del brigatismo italiano. Io ho sempre ritenuto che le Brigate Rosse fossero autoctone, fossero espressione italiana,
e non fossero eterodirette, che il grande vecchio non fosse mai esistito, naturalmente ben sapendo che quando in un paese come l'Italia, così marginale, così al confine con fra mondo occidentale e Unione Sovietica, ha un fenomeno al suo interno come quello del terrorismo, ma tutti i servizi del mondo si mettono in gioco, c'è poco da fare. Tutti i servizi del mondo lo usano, lo interpretano, lo utilizzano, lo cavalcano, se ne prendono le distanze, questo è inevitabile. Che dicevo? Tu dici che il grande vecchio non è mai creduto alla cosa. Ecco, io non ho mai creduto a questo. Pertini viceversa riteneva a un certo momento che fosse. Tant'è vero che quando viene sequestrato Doser, mi telefono con me e dice: ma hai visto qui il generale Doser? Perché? E questo spiega anche i successi che il governo ha avuto, lo Stato ha avuto nei confronti del sovversivismo rosso rispetto a quello nero. Perché lo stragismo nero, una bomba in una valigia alla stazione di Bologna, salta tutto e scompare. Il brigatismo rosso è il partito armato, ammazza, gambizza, però cerca il consenso. Cioè, chiede la legittimità allo Stato di essere considerato un soggetto politico, quindi partito armato, quindi sequestrano e quindi si espongono, perché un conto alla valigia e scoppia, e vabbè, un conto è tenere Moro o altro, o Taliercio, per 50 giorni esponendosi come si sono esposte. Processano questo simulacro di processo a Moro per cercare di, attraverso il processo e la ricordate la famosa pubblicare o non pubblicare le cose che dicono le Brigate Rosse, con questo processo cercare di collegarsi con quella opinione politica legittima presente anche in Parlamento contro la Democrazia Cristiana, contro quegli equilibri, contro quella prospettiva che il paese ha davanti a sé. Processano, sequestrano Taliercio e quindi vogliono collegarsi con quell'opinione pubblica che è contro la produzione capitalistica, contro Montedison e quanto altro. Processano Doger per combattere la NATO. E vabbè, i servizi americani, a proposito di Doger, i servizi americani attraverso l'ambasciatore americano Raba viene a me e dice: ma insomma, qui noi andiamo le teste di cuoio americane per cercare di prendere la prigione dove sta Doser. Io ho detto: ma insomma, un momento, c'è stata una piccola sigonella, anzi una sigonella anticipata rispetto a quella che poi sarebbe venuta più tardi, perché no, il delitto sequestro Doser è venuto in Italia, spetta all'Italia cercare di rimuovere questa segretezza e di raggiungere l'ostaggio prigioniero delle Brigate Rosse. Dicendo questo mi venivano i brividi alla schiena, perché se le cose non fossero andate così sarebbe stato, insomma, tutto il mondo ci guardava, c'è poco da fare, tutto il mondo ci guardava. È andata bene. E cosa? Doser è andata bene, è stata un'operazione saggia dove i servizi segreti americani non sono centrati per nulla. E allora cambia completamente l'atteggiamento dell'amministrazione americana. Reagan voleva addirittura che io andassi con questi Knox a brindare il terrorismo prima c'era, prima di Doser, sarebbe continuata dopo, e quindi niente da fare. Questo per dire che i servizi segreti non possono non essere avvertiti e non possono che dare una loro spiegazione a fatti importanti come quello del terrorismo italiano quando questi fatti avvengono in questo o in quest'altro paese. Facciamo un passo indietro, però restando su questo per difendere. Dimmi. No, perché secondo me, allora io vorrei cercare di dare una interpretazione di quel periodo facendo un pochino un raffronto con la magistratura. Nel senso che nelle carte della P2 sono stati trovati anche dei nomi di magistrati, ne sono stati trovati 12, 13, 14, insomma un numero così. Quasi tutti
e hanno di magistratura indipendente, ce n'era anche uno di magistratura democratica, la quale magistratura indipendente prendeva anche, cioè qualche esponente prendeva anche dei soldi dalla, due di questi magistrati sono stati radiati. Ora, io facevo parte della magistratura, ma non mi sarebbe mai venuto in mente, se non avessi trovato le carte, che qualcuno dei magistrati facesse parte di quella organizzazione. Ho qui un, sono andato a cercare un, ho trovato un articolo che è del 1984, quando Tina Anselmi ha depositato la sua relazione, la cosa lì, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 ha finito i suoi lavori allora, e ha depositato, c'è stata una relazione in maggioranza, poi ha fatto la relazione anche di minoranza Massimo Teodori, eccetera. E vi leggo, fermiamoci solo sull'immagine usata dal relatore per chiarire la posizione di Licio Gelli in tutta la vicenda. È l'immagine di una piramide, che è l'associazione segreta politica P2, al cui vertice sta il venerabile, il quale però è anche il vertice inferiore di una sovrapposta piramide rovesciata, che è l'ignota volontà di chi, uomo o uomini o ambienti, italiani o non italiani, ovvero italiani e non italiani, pensò e decise di attuare il piano della P2. Gelli è il punto di snodo. Egli è il costruttore e lo strumentalizzatore dell'associazione segreta politica P2, ma a sua volta è stato costruito e strumentalizzato da chi, ad un certo momento, alla fine degli anni 60, giudicò necessario mettere sotto controllo la vita politica, la vita pubblica italiana. Allora, perché mi sono richiamato alla magistratura? Perché io credo che, cioè me la ricordo poi cos'era la Democrazia Cristiana, beh, la Democrazia Cristiana era composta da persone che la pensavano anche in un modo incredibilmente diverso. Nella Democrazia Cristiana c'era Scelba, no? E c'era Paolo Della Catin. Attribuire a un partito, no? le espressioni di una parte e attribuire all'intero partito la conoscenza di tutto quello che succedeva all'interno, e beh, insomma, è un po', secondo me è un po' azzardato. Adesso io non voglio dire che Scelba fosse complottista, però all'interno della Democrazia Cristiana c'erano comunque dei parlamentari che stavano nella P2. C'era, lei ha accennato a Andreotti, Andreotti aveva, oltre ad essere stato prescritto per contatti con la mafia fino al 1980, no? E, il che vuol dire, a proposito della conoscenza generale, no? di queste, perché è facile dire che Lima era luogotenente di Andreotti in Sicilia. Questa è la voce, no? Dopodiché, per riuscire a dimostrare la contiguità di Andreotti con la mafia, sono state fatte indagini e via dicendo, no? Allora, pensare alla Democrazia Cristiana come a un blocco unico, in cui tutti quelli che ci stanno dentro hanno lo stesso atteggiamento, le stesse conoscenze e via dicendo, dicevo, Andreotti aveva un... Pelosi, chi era? Pelosi sempre, sono sempre era in rapporti molto vicini, era abbastanza vicino a Licio Gelli, però era Andreotti, non era mica Virginio Rognoni, no? Scusa. Sono due persone che esprimono peraltro anche una linea estremamente diversa, primo. Secondo, io credo che debba essere molto considerato e sottolineato quel che diceva Virginio Rognoni prima, a proposito del fatto che in Italia comunque la democrazia ha retto, perché ha ricordato lui la Grecia, la Spagna, il Portogallo, dove invece la democrazia non ha retto assolutamente.
Lì ci sono state delle dittature. Io credo che noi siamo stati spesso sull'orlo, no? Allora, non è, io direi che noi non dobbiamo essere troppo massimalisti, no? Dobbiamo riuscire a entrare. Io, anch'io, insomma, nel mio passato ho avuto degli atteggiamenti, magari non espressi, però di critica forte sotto questo profilo. Magari passando gli anni uno riesce a rendersi conto maggiormente della complessità, no? Delle situazioni e della complessità del riuscire a governarle, le situazioni. Allora, io vi dicevo prima, io non consideravo deviati i servizi quando tutti quelli, tutta la catena di comando, o quasi, insomma, le persone che decidevano erano iscritte alla P2. Ma chi è che lo sapeva che fossero iscritti alla P2? Che cosa arriva al ministro dell'interno di informazione effettiva sulle persone, no? Noi queste cose le dobbiamo, aspetta un attimo, queste cose le dobbiamo considerare. Sicuramente ci sarà stato qualcuno che aveva il potere e che le cose le conosceva. Secondo me senz'altro, però dobbiamo tener conto della varietà e della complessità. Io invece ho dei dubbi a proposito di un'altra cosa, che è il sequestro di Ciro Cirillo. E cioè mi piacerebbe riuscire a capire qual è il perché dell'atteggiamento della Democrazia Cristiana al momento della liberazione. Perché voi sapete chi era Ciro Cirillo? Qualcuno sì, qualcuno no. Era l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania, che il 28 aprile del 1981, quindi un mese e 10 giorni dopo la scoperta della P2, è stato rapito dalle Brigate Rosse. E cosa hanno fatto i servizi? I servizi hanno pensato subito di andare a interpellare Raffaele Cutolo, il quale Raffaele Cutolo era il capo della Camorra e però stava in prigione. Allora vanno, contrattano, fanno quel che devono fare, insomma, dicono a Cutolo: lei conosce questo posto, questo territorio meglio di chiunque altro, ci aiuti? E Cutolo gli dice: sì sì, io vi aiuto. Hanno fatto ben dei patti, perché Cutolo non è che sia un benefattore, aveva in mente altro. Però ho bisogno di parlare con i miei luogotenenti, perché io sono qua, come faccio? E dice: sì sì, va bene, guardate però che sono latitanti tutti, quindi tenetene conto, perché se vengono a parlarmi e poi restano qui è come se non fossero venuti. E infatti i latitanti entrano in carcere, che questo dovrebbe essere, ma poi escono e vanno, eccetera, e fatto sta dopo un po' Cirillo viene liberato. I dirigenti dei servizi, e in particolare uno dei due, quello che viene si dimette soltanto per via della P2, si dimette soltanto dopo che l'operazione Cirillo viene conclusa. E quando Cirillo viene liberato, chi è che ci va? Piccoli e un altro paio? Gava. E Gava. Piccoli e Gava vanno a ricevere Cirillo e impediscono sostanzialmente alla magistratura di interrogarlo, se non dopo aver lungamente colloquiato con lui. Ecco, questo aspetto, che cosa ti ricordi tu di questa iniziativa di Piccoli? Piccoli credo che ci fosse senz'altro, e Gava. Certo che mi ricordo, e anche la mia opinione l'ho consegnata anche in questa intervista sul terrorismo che ho rilasciato nell'89. Mi preme una domanda dell'intervistatore, poi ne dirò altre cose, è questa. Comunque, l'affare Cirillo rimane, come ha detto il collega Paolo Cuzzante, un puzzle diabolico. Viene anche questo da pensare, che se Moro fosse stato rapito a Napoli non avrebbe fatto la fine che ha fatto.
Questa è la domanda. E io rispondo così. Non so rispondere a questa ultima osservazione. Certo, a Napoli si sono verificati due casi di sequestro per terrorismo che si sono concluse con il pagamento di un riscatto e la liberazione dell'ostaggio. Il caso Cirillo è quello di Guido De Martino, il figlio di Ernesto De Martino, di capo allora segretario del Partito Socialista, prima di Craxi. Cosa capita? Che evidentemente la posizione del governo nei confronti del caso Cirillo, viene sequestrato Cirillo ed ammazzata la sua scorla, il suo dipendente, il suo segretario, eccetera, con due persone. Sì. E si sapeva che intorno a quel sequestro circolasse il Senzani, una figura veramente tremenda del terrorismo italiano. Era un periodo in cui il paese era squassato, P2 prima, Cirillo dopo, Patrizio Peci che comincia a parlare e comincia a dire alcune cose importanti che avrebbero portato il governo a su posizioni di rimonta dopo la sconfitta rappresentata dall'assassinio di Moro. Beh, poi un periodo terribile. La posizione del governo quando c'era è identica a quella che si è assunta nei confronti di Moro, insomma non si tratta. Il problema però è evidente, il problema era quello di cercare la prigione di Moro. Allora è che cercare, lasciamo perdere, è la prigione dell'ostaggio dove Cirillo fosse. Naturalmente veniva spontaneo di contattare chi può dare una mano. E la Camorra poteva anche indicare. Anche qui il ministro dell'Interno non è un poliziotto. Il ministro dell'Interno, torno a ripetere, cerca di mettere al posto giusto la persona giusta e deve fidarsi delle persone giuste. Allora, se il capo della polizia era Parisi, che era un uomo di grande fantasia e di grande intelligenza, forse troppo, non lo so. Cosa capita? Che c'è questo incontro. Io era un'operazione di polizia, ma un conto andare ad Acutolo per dire ma che cosa puoi dire tu, punto e basta, è un conto andare ad dire Acutolo con dei seguiti. Certo. Questi seguiti sono evidentemente sono coltivate dalla famiglia Gava, che Gava era non dico il proprietario fra virgolette di Cirillo, Cirillo era il suo segretario, era una persona estremamente vicina, era segretario, faceva parte del consiglio regionale, del consiglio comunale. Lì il pagamento si consuma, avviene attraverso la dazione del denaro da parte della famiglia. Questa è la realtà. Queste cose che ho detto molto più ampiamente le ho ripetute in Parlamento. No, ma io sono devo dire una cosa per quanto riguarda la DC. Tenete presente che io ritengo che la storia di questo paese si sia avvantaggiato o abbia anche avuto il peso di due chiusure che hanno impedito il libero svolgimento della democrazia e dell'alternanza. Io che sto al potere e che cerco di fare il bene del paese e ripropongo la mia candidatura, vengo eletto se la mia azione è condivisa o vengo sconfitto se la mia azione non è condivisa. Tu all'opposizione fai bene all'opposizione e quando vengono le elezioni vince se fai bene all'opposizione, se vince, la politica di alternanza. Questo paese ha avuto due vincoli, due chiusure. Una rappresentata, torno a ripetere, dal vincolo del Partito Comunista nei confronti dell'Unione Sovietica, nel confronto del comunismo di Stalin. Perché, tenendo conto quello che ho detto al principio,
il Partito Comunista ha trattenuto al suo interno forze, energie libertarie che avrebbero potuto, che so io, dare una mano al Partito Socialista, perché praticamente il Partito Comunista in Italia ha giocato il ruolo che avrebbe dovuto giocare il Partito Socialista. C'è poco da fare. Quindi una chiusura, forze, energie che, di gente fresca ed esemplare che va al Partito Comunista non per via di Stalin e del comunismo sovietico, ma perché il Partito Comunista era antifascista, parliamo di schiavi. E l'altra chiusura è l'unità politica dei cattolici, che si giustifica sul piano storico, perché c'era la guerra fredda, perché c'era una chiesa molto più arretrata, malgrado il messaggio natalizio di Papa Pio XII del 1944, dove c'è un'apertura alla democrazia, ma era molto più arretrata di quanto non fossero i giovani cattolici democratici che si riuniscono a Camaldoli e fanno il manifesto di Camaldoli, i cui riflessi nella Costituzione italiana sono evidenti. E Moro e Paronetto e Saraceno e compagnia bella. Però l'unità politica dei cattolici impedisce, chiude la possibilità che questa, chiamiamola pure tanto per intenderci, la sinistra democristiana vada in una formazione politica diversa. L'unità politica dei cattolici ha giocato questa negatività di chiusura, in questo senso. Però la storia è quella che è, non possiamo evidentemente immaginarcela e farcela amica. Talvolta la storia è nemica delle tue idee, ma tu devi continuare a dirle e a professarle finché vanno bene o non vanno bene. Insomma, questa è la realtà. No, tutto qua. Devo dire, ho detto prima che soltanto il crimine su Moro cambia la politica di questo paese, perché poi cosa avviene? Avviene che, il Partito Comunista si ritrae dall'appoggio del governo e cerca una sua identità, perché praticamente sul piano della storia vince Craxi. Vince vince il socialismo democratico, non vince il Partito Comunista. E quindi cerca di sottrarsi e punta sulla moralità, che diventa una categoria politica in quel momento, sia nella rappresentazione e nelle congiunture di Berlinguer, sia per la situazione del paese, così frustrato dalla corruzione. La Democrazia Cristiana si trova di fronte a un partito comunista e un partito socialista che si contendono il potere. Craxi che si allontana dal Partito Comunista perché vince lui e non si vede per quale ragione lui ha sempre il 12% e i comunisti hanno il 33%. E la Democrazia Cristiana rimane lì, nasce corruzione, nasce quello che poi è arrivato il vuoto riempito da Berlusconi, poi tanto per intenderci. E allora le cose sono andate in questo modo. Se ha pazienza un secondo, magari proviamo a riprendere un attimo e poi facciamo la fine. Beh, ancora. A cavallo tra 35 anni fa e oggi, il piano di rinascita nazionale di Licio Gelli, che tra l'altro nella Vulgata viene sempre accomunato alle liste, in realtà voi non viene trovato lì insieme alle liste, sì. Ma viene trovato a lui o alla figlia di Gelli. Negli anni ha vissuto due grandi polarizzazioni di giudizi, no? Sono quelli che l'hanno sempre valutato come il metro sul quale parametrare ogni riforma possibile costituzionale, per dire ecco, vedete, stanno facendo adesso quello che Gelli voleva fare all'epoca, oppure quelli che l'hanno sempre detto al contrario, no, cioè carta straccia, deliri, fuffa, eccetera. Chiedo che
che cos'era secondo voi esattamente all'epoca e se e quanto ritenete corretto o scorretto tenerlo un po', dagli un occhio mano a mano che effettivamente alcuni tipi di riforme che là dentro venivano un po' abbozzate, nel corso degli anni qualche eco ce l'hanno avuto poi nella realtà. Perché ricordo, scusate, molto sinteticamente, era un documento nel quale si immaginava un cambio rispetto al regime parlamentare, una forte riforma della magistratura in chiave ovviamente di controllo, un controllo spiccato dei mezzi di informazione, uno sbilanciamento, diciamo, del sistema costituzionale a favore di un assetto aperto soprattutto per esempio al mondo delle multinazionali. Quindi in realtà, se vogliamo, molto avanti come visione di quello che poi è successo. Ma io ritengo che quel progetto di riforma e così via è vecchio, nel senso che le multinazionali, il mondo globalizzato, con tutto quello che sul piano tecnologico ha costruito e costruisce la rivoluzione tecnologica, viene prima. E credo che una parte sia una parte assolutamente becera, quella relativa alla magistratura. Io sono sempre ancora convinto che l'impianto costituzionale della collocazione della giurisdizione all'interno della Costituzione sia corretta. La parte prima della Costituzione, 101 e 102 della nostra Costituzione. Tenete presente che c'è anche una indicazione di tipo presidenzialistica, cioè in questo programma c'è la congettura di un partito, di un sistema istituzionale presidenzialista, cioè la votazione diretta dal capo dello Stato e così via. Ma questo sta nel dibattito politico, stava addirittura nel dibattito politico della Costituente. Perché coloro che poi all'indomani del 25 aprile diventano Partito d'Azione, poi alcuni Partiti Repubblicani, la MALF, poi altri Partito Socialista, Lombardi, eccetera, Leo Valiani, grande protagonista della resistenza italiana, imprigionato, antifascista, eccetera, era per Calamandrei, era per un certo regime presidenzialista. Quindi non possiamo avere delle congetture. Siccome Zellia ha indicato questo, quindi oggi c'è la tentativa, questa direi, insomma, lasciamola fare ai talk show di questi tempi, ma non ha senso. In realtà è che, per esempio, l'ancoraggio della giurisdizione ai principi che noi vediamo nella prima parte della nostra Costituzione, articolo 101 e seguenti, secondo me sono una cosa preziosissima da non sciupare. Sì, no, io credo. Allora, probabilmente questo piano di rinascita è stato fatto trovare, no? Perché era insieme ad altri documenti che dovevano necessariamente diventare pubblici, che erano delle cose che nelle quali erano delle robe nelle quali si accusava Guido Viola, che era il pubblico ministero dell'epoca, e Giuliano Turone di avere dei conti correnti all'estero, ma forse anch'io avevo i conti correnti all'estero, però c'era una differenza, sui quali dovevano arrivarci dei soldi perché noi avevamo deciso di vendere le tessere, insomma di vendere la roba di le carte della P2, e mentre Turone e Viola erano già stati convinti, invece io facevo delle resistenze, però ero anch'io lì di percedere. Ora, queste cose qua, la destinazione era evidentemente una destinazione all'esterno per denigrarci, no? E questa roba è stata trovata insieme al piano di rinascita. Il quale piano di rinascita, secondo me, è stato fatto trovare per dare una qualche dignità, no? Per dare una qualche dignità alla loggia, e contemporaneamente anche per
giustificarne l'esistenza attraverso una qualche cosa che fosse diverso rispetto alle dichiarazioni che facevano Palumbo, Picchiotti e così via, no? Rispetto a quel che risultava dalle carte, le buste sigillate, perché c'erano le buste sigillate, per esempio, e così via. Allora, mettono giù queste cose, magari le mettono giù anche se c'è chi pensa che siano state invece molto elaborate, chi ha individuato, avrebbe individuato anche l'autore e così via. Beh, per dare dignità, no? a questa cosa. E mettono giù delle cose che per certi versi, non tutte, ma qualcuna delle dignità ce l'hanno. Cioè è un problema, è un programma di destra di una certa serietà, no? A parte alcune cose che per certi versi tradiscono anche un pochino, no, l'impostazione mentale, dice bisogna che noi infiltriamo sostanzialmente nei giornali, nei mezzi di comunicazione delle persone che ci sono fedeli, senza che nessuno sappia che ci sono fedeli, eccetera, in modo che indirizzino la comunicazione. Beh, queste qua sono un po' da spettro, no? Però il fatto di rompere i sindacati, per esempio, sono stati rotti, son cose che vengono dette anche, no? Della magistratura, oh mamma mia, quante volte si è detto, no? Di questa magistratura che va, soprattutto allora, no? C'era tutta la questione, i pretori d'assalto, no? I pretori d'assalto, con questa espressione si voleva dire, guardate, ci sono dei magistrati che vanno un pochino per conto loro, che è anche qualche cosa che in qualche misura oggi, con parole diverse, in una situazione diversa, si rileva a proposito della difformità della giurisdizione. Cioè, credo che quasi tutti vorrebbero che la Cassazione desse un indirizzo giurisprudenziale abbastanza costante, insomma, che non la stessa sezione della Cassazione un giorno dice bianco e l'altro giorno dice nero, perché è veramente eccessivo questo, no? E così via. Ci sono delle cose che sono state realizzate, tipo, a proposito della magistratura, la rigerarchizzazione sostanziale dell'ufficio del pubblico ministero, no? Che in qualche modo, secondo me un pochino confligge con il principio di indipendenza, perché l'indipendenza è dall'esterno, ma anche per quel che riguarda l'interno, no? Garantito e tutelato dalla Costituzione. Insomma, io non penso che ci sia oggi il disegno di realizzare il piano di rinascita democratica. Penso però che delle coincidenze ci siano, e che ci siano anche delle coincidenze forti. Volevo tornare un attimo però sul presidenzialismo, perché mi è successo, c'è stata una persona che mi ha così fatto accendere una lampadinetta, che secondo me spiega perché oggi la magistratura è così sotto la luce dei riflettori, soprattutto per quel che riguarda la relazione con la politica. Ora, voi sapete che Montesquieu aveva così ideato un principio, il principio della separazione dei poteri, che sta alla base sostanzialmente delle democrazie, non dico moderne perché quelle antiche non erano democrazie, secondo il quale, perché il cittadino non sia suddito ma sia cittadino, è necessario che chi fa le leggi sia separato da chi governa e che entrambi siano separati da chi controlla, il quale sia separato anche dagli altri. Allora, che problema abbiamo noi? Che si è persa la separazione tra legislativo ed esecutivo. Si è proprio persa, no? Allora, siccome esecutivo e
legislativo non sono separati, perché è un caso rarissimo che chi fa parte dell'esecutivo non faccia contemporaneamente parte del legislativo, no? Tanto che delle volte suscita scandalo. Allora, cosa succede? Succede che non funzionano i controlli tra esecutivo e legislativo, e tutto quel che riguarda la conflittualità tra poteri si scarica sulla magistratura, perché non funziona tutto il resto. Allora io mi chiedo, com'è che si potrebbe uscire da tutto questo? Magari varrebbe la pena di ripensare a una idoneità di un certo presidenzialismo a risolvere questo problema. Finito. Ma io ho qualche... Sì, questa è pure politica. Io ho l'impressione che se diamo corda a questa preoccupazione, finiamo per arrivare ad un governo degli ottimati, il governo dei singoli, che il rappresentante del popolo che viene eletto e che va in Parlamento diventi, per le procedure che noi abbiamo e che tutti i paesi hanno, perché diventa ministro, è ovvio. Dove il governo prende i propri uomini, se non dal Parlamento, insomma. C'è l'apertura di questi tempi, c'è l'apertura col tetto della società civile. Ma cos'è questa società civile? Con l'aggiunta, per di più, che questa società civile esprime talvolta, e molto di frequente oggi, dei personaggi i quali, riconoscendosi ricchi, con grande disponibilità, non come Trump, ma qualcosa, si mettono in mente a un certo momento, alzandosi la mattina, magari attraverso la mediazione di una fondazione, di diventare capo di un partito, e fondano il partito, non sapendo questa gente, e ne abbiamo anche qui a Milano esperienze di questo riguardo, che un partito è storia, il partito è storia, è il ricordo di quello che è accaduto e che poteva non accadere, e che se è accaduto può determinare alcune cose che possono accadere o non. È storia. Il partito lo fanno gli uomini, ma gli uomini che stanno dentro la storia. Don Sturzo, per esempio, ha fatto il Partito Popolare di una volta, lavorandoci intorno 20 anni. Qualcuno ritiene che nello spazio di un mattino conosce l'essere di me. No. Occorre quindi scontare che il Parlamento formi governo, che il Presidente del Consiglio venga fuori. Tant'è vero, c'è oggi la polemica, come tu, Renzi, non sei mai stato eletto. Sì, non è mai stato eletto, ma Renzi ha ragione di dire: beh, io sono Presidente del Consiglio perché ho la fiducia del Parlamento, tutto qua. Però, se posso permettermi, tu stai replicando giustamente all'esempio che Colombo ha fatto della sua analisi. Se posso permettermi, forse l'esempio non era pertinente, perché la vera ragione, l'analisi era giusta, ma secondo me l'esempio è un altro. Cioè, il problema non è che siccome chi è legislativo è spesso anche esecutivo, allora le due cose. Il problema è che ormai l'esecutivo si è mangiato il legislativo, perché non c'è più niente che venga di leggi dal Parlamento, per un modo o nell'altro, o direttamente o con l'imposizione poi della fiducia. Di fatto è l'esecutivo che si è inglobato il legislativo. Sì, ma questo è il problema di oggi, è la sfida democratica di oggi, c'è poco da fare. Sì, Gerardo dice, ma c'è una confusione fra il legislativo e l'esecutivo, e quindi, per esempio, il nostro paese, non a caso, uno storico illustre, Scoppola, ha parlato di Repubblica dei partiti. Non c'è un problema. Io sono stato eletto la prima volta nel 68 e devo dire che sono figlio di questa Repubblica. Sono figlio di questa Repubblica. Nel senso che se non ci fosse stata un certo partito a cui ho ritenuto, per via della mia storia, dalla storia della mia famiglia, di appartenervi, non sarei riuscito, non avrebbe avuto questa vocazione che ce l'ho avuto come
avrei potuto non averlo, così come può averlo qualcun altro, la vocazione politica, no. Però le cose non stanno, non è giusto che sia così la Repubblica dei partiti. È giusto che quel parlamentare che diventa ministro sappia che cos'è il ministro. È un problema, si torna sempre alla moralità del singolo, come lo strumento è attivato dal sindaco che ne è titolare. Se io, ministro dell'interno, non mi sento ministro dell'interno, non mi sento ministro della convivenza civile, ma mi sento parte, è finita. Il partito è parte. Guai se noi perdessimo la bussola di essere come agente politico, come battaglia politica, di non essere parte. La politica è parte, la politica divide, il partito divide, il partito della nazione è una balla. Abbiamo capito. Ma non ha senso. Il partito della nazione non ha senso. Però quando tu diventi ministro non sei più parte, sei ministro di tutti. Ma questo ci tiriamo fuori dal cassetto e arrugginite alcune frasi. Bisogna essere onesti, bisogna essere puliti, bisogna essere rispondente, obbediente alle leggi, sapere tutto questo. Poi oggi cosa c'è? La mondializzazione, i mercati, eccetera, fanno una tale pressione sulle cose da fare che le leggi vengono fatte male, così come è fatta male probabilmente questa riforma costituzionale, non lo so, ma comunque questa è la sfida oggi della democrazia. Come non lo sa? Avrà la sua opinione, come non lo sa? No, è fatta male questa costituzione, fatta male. Però se mi dite come voterai, io dico, io aspetto il giorno prima, il giorno dopo, perché non c'è, c'è alcune cose, per esempio il bicameralismo perfetto deve essere abbandonato, ma lo dicevano anche i costituenti, una certa forma di presidenzialismo in qualche modo deve essere guadagnata per favorire questo processo, per dare in mano al ministro che sa essere ministro e non più parte, in quanto fino a ieri era membro di un partito, bisogna fare qualcosa. Una bocciatura, probabilmente, questo è il dubbio mio, regredisce questo paese, non se ne fa più nulla. Prima Bozzi, io ero allora capogruppo della Democrazia Cristiana, Bozzi niente, e si poneva questo problema. Poi la Bozzi De Mita, niente. Poi sembrava fosse fatta D'Alema e poi Berlusconi rovescia il tavolo. Insomma, non lo so. Io credo che questo paese abbia bisogno di andare a votare, in ogni caso. Il voto è così importante nella storia anche civile che comporta una dislocazione delle appartenenze, no? Comporta oppure far rinascere le appartenenze. Io mi sento di centro-sinistra, io mi sento di destra, io mi sento di centro, io non mi sento di nulla, andate al diavolo. Questo è il voto che provoca tutte queste cose, e bisogna che il paese si esprima in questo senso. Quindi è inutile fare domande, chi vota e chi non vota, si vedrà. Per quanto riguarda la mia persona, poi non interessa a nessuno l'opinione di un novantenne. Non c'ho niente da aggiungere. No, su questo no, ho capito. In parte prima si è toccato l'argomento e Colombo, parlando del ruolo di Gelli, richiamava la fotografia, no, poi fatta dalla commissione parlamentare, la doppia piramide, no? Un po' costruttore, strumentalizzatore, un po' costruito, usato. Volevo chiedervi, alla luce di una cosa di attualità che ora vi dico, ma alla fine, accanto a Licio Gelli, voi ci mettereste oggi la scritta capo della loggia P2?
Lo chiedo perché voi sapete che nel corso degli anni anche qui c'è stato un processo di polarizzazione tra quelli che dicevano Licio Gelli, appunto il grande vecchio di qualunque nefandezza, e quelli che dicevano ma va, un pupo, un niente dietro il quale si è spacciata tanta roba. Qualche mese fa è uscito un libro scritto da due giornalisti, Greco e Oddo, sulla storia dell'ENI in questo paese. Lo Stato Parallelo si chiama, è un bel libro. Uno dei capitoli riguarda anche tangenzialmente la P2, perché loro, attraverso un paio di documenti di cui adesso vi parlo, ritornano su una tesi che a volte è circolata, e cioè il fatto che in realtà il capo, se così vogliamo dire, della P2 potesse non essere Licio Gelli, ma loro per esempio pongono in chiave dubitativa Eugenio Cefis, cioè il presidente della Montedison, potentissimo all'epoca, potentissima la società, potentissimo lui, che poi nel 77 di colpo lasciò tutto, se ne andò all'estero e basta. Allora, i colleghi riprendono un po' questi argomenti che già c'erano stati in passato, perché all'interno di una istruttoria che un PM di Pavia ha condotto qualche anno fa su uno dei ricorrenti tentativi di fare luce sull'incidente aereo Mattei, in cui morì Enrico Mattei, il dottor Calia, a Forte dei Braschi, la sede dei servizi, trovano due appunti di una asserita fonte dei servizi segreti dell'epoca, nella quale questa fonte indicava appunto Cefis come in realtà il capo della P2, persona che però poi si sarebbe ritratta a un certo punto, lì c'era scritto per paura. Allora i colleghi giustamente dicono, vabbè, questo non significa niente, perché poi le fonti di sé, questi appunti, sono per loro definizione di difficile interpretazione, sia sull'autenticità sia sul significato, sono specchi, giochi di specchi, eccetera. Però lo mettono assieme ad altre circostanze invece più note, no? Il fatto che per esempio uno dei capi dei servizi dell'epoca, Maletti, mandasse a Cefis lo stesso tipo di rapporto che poi riceveva il capo dello Stato, il ministro dell'Interno, il ministro della Giustizia, eccetera. Il fatto che a Roma ci fosse un capocentro della CIA che in alcuni incontri con generali dei carabinieri invitava i generali dei carabinieri a iscriversi alla P2. E questo veniva letto nell'ottica per cui, se Cefis fosse stato veramente, diciamo, il referente della P2, questo sarebbe avvenuto all'interno di un collocamento sostanzialmente di un'altra delle organizzazioni che in chiave di difesa neoatlantica, in maniera più o meno clandestina, presidiava l'anticomunismo nel paese. E poi c'era l'eco di un discorso che Cefis aveva fatto nel 72 con argomenti abbastanza simili a quelli che poi avremmo ritrovato nel piano di rinascita democratica. E poi c'era un passaggio dell'intervista, come dire, postuma, che un giornalista aveva pubblicato dopo la morte di Cefis nel 2006, nel quale Cefis raccontava che quando era andato via dalla Montedison, Cuccia gli aveva detto: ma caspita, mi ha lasciato solo come un birillo, pensi che io pensavo che lei avrebbe fatto il golpe, e invece se ne sta andando. Allora i colleghi mettono in relazione questa cosa a quell'appunto della fonte, diciamo, dei servizi, che diceva poi lui a un certo punto nel 77 se n'è andato via, ha mollato questa cosa per paura, quindi per paura, non paura fisica, ma paura di non volendo assumersi fino in fondo la responsabilità di questo progetto che evidentemente aveva coltivato. Chiedevo solo, ecco, se voi queste cose vi sembrano completamente campate per aria, oppure se alla fine un giudizio appunto sul prisma dietro Gelli ve lo sentite di dare. Ma non so, ma io credo che di Cefis, la storia di Cefis, è singolare che ci siano personaggi che devono essere giudicate con riferimento alla storia che va avanti e alle cose che cambiano. Jeff è stato un partigiano. Jeff è stato uno dei componenti delle Fiamme Verdi, dei Gruppi di Dio, la Valda. E poi diventa quello che diventa.
Ma dalla guerra partigiana agli anni 70-80 ci corre, a maggior ragione ci corre dagli anni della resistenza ai giorni di oggi. Oggi è il mondo globalizzato, sono i mercati che finiscono per mettere sotto scacco la democrazia. Chi comanda? Comanda il Parlamento, intanto chi comanda in Europa, comanda l'Europa, comanda il governo nazionale, e questi due comandi possono essere considerate superiori e capaci di prevalere sul comando dei mercati? Si può parlare di comando dei mercati, però questa è la realtà di oggi, questa è la realtà di oggi. E non so che dire, se si può, è una realtà che prescinde completamente dalla P2. La P2 è un fatto di un'estrema serietà e importanza, ma collocata nel tempo. Se si ripetono dei gesti simili ai gesti della P2 e delle trame della P2, beh, si dovranno affrontare in quel momento. Prego. Riformo la domanda anche per Colombo con un passo ulteriore. Noi oggi, secondo voi, vediamo davanti tutto in scena, o è possibile che oggi, senza che noi si sappia, esista qualcosa del genere, ma non ovviamente come riproposizione in sé della P2, ma come riproposizione di quel meccanismo relazionale, cioè una lealtà diversa da quella che ciascuno nel proprio ruolo viene ufficialmente proclamata, chi fa il politico, chi fa il giornalista, chi fa il magistrato, ha un altro tipo di ordine rispetto a quello al quale costituzionalmente si è legato. Allora, io, per quel che riguarda Gelli, la mia opinione è che Gelli fosse soprattutto una specie di burocrate, no? burocrate. Che teneva in ordine queste carte, che aveva la responsabilità della gestione anche delle persone, però proprio io condivido questa immagine della piramide rovesciata, no? Per conto di chi gli stava sopra. Io, per rispondere poi a tutto il resto, meno che a questa ultima, a me piacerebbe molto, moltissimo, ma sarei molto curioso di vedere l'archivio completo della P2, no? Quello che sicuramente stava in Uruguay. E io dico sicuramente perché a noi hanno mandato qualche cosina, no? Credo i nostri servizi che... però ci hanno mandato qualche cosina d'assaggio che riguardava dei fascicoli di cui avevamo trovato l'elenco, ma non i fascicoli. A me piacerebbe molto, molto, veramente, vedere quello. Ma stanno da qualche... sa che stanno da qualche parte? Ma c'è qualcuno che dice che ha comprato la CIA, però non lo so, o gli Stati Uniti. No, stavano materialmente, erano stati individuati questi qua, erano stati individuati in Uruguay e ci avevano mandato, noi abbiamo ricevuto dei 4 o 5 di questi faldoncini, di queste cartellette, no? Che erano delle cartellette elencate nelle carte che abbiamo trovato nella P2, se sarà state un 500 nomi, adesso mi ricordo a spanne, erano tanti. E loro ce ne hanno mandato un saggio per dire: vi interessano queste cose? Quelle lì non ci interessavano, quelle cose lì. Come? Perché vuole andare subito a vedere? Non lo so neanche, non me lo ricordo, perché lei frequenta l'Uruguay comunque. Cioè, ha presente la geografia dell'Uruguay? Montevideo, più o meno. Ecco, allora sarebbe veramente molto interessante, secondo me. Per l'oggi io vedo, per quel che riguarda l'Italia, perché poi per tutto il resto, mamma mia, a me piacerebbe, per poter dare una valutazione più sicura, più concreta, più sapere tante cose che ancora non si sanno, no? Che magari formalmente si sanno,
Io per esempio ho degli interrogativi a proposito della strage della stazione di Bologna, e mi piacerebbe tantissimo sapere qualche cosa di... che è stata una bomba, no, che è stato un missile quasi di sicuro, ma chi l'ha tirato quel missile, che ha tirato giù l'aereo di Ustica, no? Perché quelle sono cose che riguardano un passato che è estremamente diverso dalla situazione, io sto parlando sempre dell'Italia, no? Dalla situazione attuale. Perché nel 1989 è caduto il muro di Berlino, che è un episodio simbolo di uno stravolgimento a livello mondiale. Cioè l'Italia oggi non è più quel paese di confine che era allora, in cui esisteva un partito comunista molto forte, in cui poteva esistere al di là del muro una convinzione abbastanza attendibile che l'Italia potesse essere in qualche modo trascinata, no? Verso quella parte, e esisteva oggettivamente un grandissimo timore dall'altra parte che tutto questo potesse succedere, che era un po' anche quello che faceva, no? La politica, diciamo, delle organizzazioni che non si vedono in quel periodo. Adesso non è più così. No? Adesso l'Italia, sotto quel profilo, ha perso moltissimo interesse, ma si sono spostati. Guarda il Veneto, no? Cioè, guarda i territori di confine. Il Veneto era una caserma unica. Adesso c'è Aviano e basta. Che Aviano serve per andare lontano, lontano. Allora, adesso che ci sia qualche cosa di analogo, no? Adesso c'è magari qualche cos'altro che serve, secondo me, per una disorganizzata. Mentre quando noi abbiamo scoperto Mani Pulite, una finestra che ti faceva vedere come, no, esistesse una organizzazione in generale, no? La corruzione era estremamente organizzata, no? La Democrazia Cristiana prendeva i soldi secondo delle percentuali che erano prestabilite, una distribuzione, così come prendeva il Partito Socialista, dove magari c'era qualcuno che era un pochino più fantasioso, ma e così come le prendeva il Partito Comunista, dove poteva prenderle, o se no riceveva soldi dall'Unione Sovietica, sembra, per fatti che, essendo coperti da prescrizione o da amnistia, noi non potevamo investigare. Però poi per la metropolitana milanese abbiamo chiesto e ottenuto l'arresto di persone, no? Eravamo anche arrivati a, poi sono stati assolti dal tribunale. Vabbè, ovviamente giustamente, perché le sentenze. Allora, esisteva una organizzazione che io oggi, sicuramente per la corruzione, non vedo più, ma non vedo più neanche più in generale per quel che può riguardare una influenza esterna sulla politica, da parte di organizzazioni nascoste. E semmai le organizzazioni non sono molto più visibili, perché le organizzazioni sono... Cioè le organizzazioni, adesso magari bisogna rifletterci, devo rifletterci di più, ma l'influenza sulla politica, secondo me, la vedi per esempio dalla pubblicità. Nel senso che vedi come può essere influenzato, o lo vedi dalla borsa, o lo vedi, no, lo vedi in questo modo, lo vedi attraverso la lettura della finanza, più che altrimenti ci sono indubbiamente, no, delle piccole organizzazioni che però pensano molto, molto a se stesse, sì, credo. Ma sì, no, voglio dire questo, siamo veramente di fronte ad un cambiamento radicale del quadro generale, del mondo, del pianeta. Lasciamo perdere le considerazioni climatiche, no, ma dal punto di vista politico, dei gesti politici, completamente diverso. Se vogliamo, c'era una razionalità a
ai tempi della guerra fredda, c'erano due gendarmi che avevano capacità di persuasione e di dissuasione nei confronti dei propri satelliti. Guardate poi Medio Oriente, non solo, ma succedeva una guerra locale, guerra regionale, questa veniva governata o fermata per l'interesse dei due gendarmi, i quali potevano entrambi allo stesso modo godere della forza di persuasione o di dissuasione della bomba, la bomba atomica. Ricordate le battaglie di 30 anni fa sulla bomba, sì. La bomba. Mi ricordo che il nostro amico Antonio Gambino, illustre, bravo analista politico, ha scritto un libro, La bomba, insomma. Bene, adesso le cose non sono più così. Adesso non c'è più nessuna razionalità. Perché, Gerardo, mi pare che giustamente tu dici, io non riesco a vedere. Cioè, il mondo è diventato insieme più individualistico. E quindi non si sa chi comanda, lo dicevo prima, perché ci sono alcuni sforzi. Prima dicevo, il nostro paese è collocato in Europa. Si fanno sforzi perché l'Europa diventi un soggetto politico sovrano. L'intuizione dei nostri padri fondatori della nostra convivenza civile, De Gasperi, l'europea, De Gasperi, Schumann, Monnet, Adenauer. Beh, insomma, qui è la tragedia della guerra. La tragedia della guerra ha portato via via allo sconvolgimento di molte cose. La nostra, lì c'è un giudizio di Dossetto, qui non mi spiace non avere le sue parole, che dice in sostanza questo: guardate, è vero quello che dice Calamandrei, se volete vedere i padri della nostra Costituzione andate nelle carceri, andate in montagna dove i partigiani furono uccisi, eccetera. Ma è anche vero che è la guerra, è la Francia e la Germania che si dissanguano, che si erano dissanguate nel 15, 14, 18 e si sono dissanguati, che fa nascere a una persona attenta, a una classe politica intelligente, basta la guerra. E infatti c'è subito dopo la guerra, che cosa? C'è la Carta dei diritti dell'uomo, ci sono altre organizzazioni internazionali e così via, per cercare. Però la costruzione di questo nuovo mondo, di questo governo kantiano mondiale, è di là da venire, perché si fa fatica, poco per volta, non lo so. In questo senso mi pare che si debba porre oggi l'interesse politico. Io non credo, il muro di Berlino è caduto nell'89, per quanto riguarda l'Italia credo che il muro di Berlino sia caduto molto prima, almeno nella percezione che aveva la gente, perché nella classe politica comunista, certo, per via delle cose che dicevo prima, politico comunista, io non credo che ci fosse, tolto alcuni, pochi direi, forse nessuno mi sembrava poter essere visto come un sovietico alla merce di Brezhnev. Però il muro giustificava questi giochi. Ah, certo, certo, giustificava queste due, giustificava il doppio Stato, giustificava la P2, giustificava tante altre cose. C'è la doppia lealtà. La doppia lealtà. Perché? Perché guardate, anche la NATO ha una tale puntualità e precisazione sui meccanismi, per cui il militare o i militari, quindi l'esercito che sta nella NATO, sente la lealtà nei confronti della NATO. E allora c'è il gioco, c'è la domanda: lealtà verso la NATO più o contro la lealtà verso il tuo governo? E qui ci sono vari conflitti di queste cose qui. Ora tutto questo non c'è più. C'è diventato, ognuno comanda a casa sua o non comanda a casa sua.
siamo indipendenti da chi? Qualcuno ritiene che la rivoluzione tecnologica possa servire in qualche modo. La comunità, il partito, dicevo, è storia, e ancora sono convinto, e sono ancora convinto che i compiti che la storia ha attribuito al partito, non c'è ancora qualche altra organizzazione, altro istituto che possa ereditarli. E lì non si può cosa fare. Il partito è appartenenza, è storia e tante altre cose, programma, sconfitte, vittorie e tutto questo. Ma c'è la doppia lealtà, c'è stata la doppia lealtà. Obbedisci alla NATO o obbedisci al tuo paese? Tu servizio, vedi solo rosso o vedi che c'è stata la Repubblica? E che semmai devono essere esaltate le virtù repubblicane e non le consorterie di ieri. Tutto questo. Oggi lo scenario mondiale è caratterizzato dalla multipolarità dei centri di comando. L'unificazione non so com'è. Guardate anche l'America. La campagna elettorale oggi dell'America è una proprietà preoccupante per tanti aspetti, molto preoccupante. D'altra parte non possiamo ignorare questa realtà, questa materia da plasmare. C'è chi sembra liquidare questa realtà e privilegiare la propria opinione politica. E quella è la cosiddetta intelligenza estrema, diciamo. C'è una forma di snobismo, di civetteria. Lo stato delle cose non è conforme alle idee che io ho, quindi sbaglia lo stato, non è corretto lo stato delle cose, piuttosto che ripensare che cosa fare per poter in qualche modo disciplinare questo stato delle cose. È la sfida che abbiamo davanti. Io non vedrò evidentemente come andrà a finire questa vicenda, molti di noi lo vedranno, e quindi però, insomma, credo che certi valori della democrazia devono essere difesi, deve essere la libertà, deve essere difesa. La democrazia deve essere democrazia come libertà di tutti, deve essere difesa. La laicità deve essere asserita e testimoniata, e anche peraltro il contributo delle posizioni religiose, dalle quali può venire un pericolo se diventano fondamentaliste, e se non e recuperano certe cose, sono cose fatti agenti preziosissime per la democrazia e la convivenza civile della gente. Però insomma, questa è. Mi resta una domanda ancora, però prima di chiudere, appunto, chiedo a voi chi aveva il signore. Prego. Faccio una domanda adesso, ma avevo pensato prima, era più contestuale. Premetto, sono un normale cittadino, ho fatto solo di osservazione, per motivi anagrafici. Ho un privilegio, perché avendo lavorato per molti anni, a contatto con? Le istituzioni italiane. E poi invitato 4 anni dopo la caduta del muro di Berlino da Andrea Purgatori, insieme a un collega inglese e a 2 nobili esponenti del mondo delle istituzioni italiane, l'ammiraglio Martini e l'ex capo degli servizi della Stasi. Quindi ebbi nel maggio del 93 l'occasione di sentire in diretta dei commenti. Nell'ultima mezz'ora la chiacchierata ha preso più una tenga nobile di alta politica e di giusta indirizzo. Credo, se torniamo ai 35 anni fa, credo che è una mia opinione, ma anche confortata da certi momenti qualificati di allora, che sia venuta una situazione molto. Si è ripetuta più volte. Un corpo politico italiano tutto formato con degli anticorpi costituzionali, con dei medici presenti per eventuali cure in caso di
sia comunque scattata una infezione interna che non era conosciuta ai servizi segreti, perché se ricordate un signore a nome Vincenzo e prima di lui altri, erano coloro che guidavano certe scelte che poi i politici dovevano fare. È stato citato un'azienda, Montedison, se tutti ricordiamo Montedison cosa ha fatto in Italia, e mi meraviglio che non sia stato mai citato Gladio, che era un'altra emanazione che è stato citato l'allora ministro dell'interno Cossiga, e di Gladio se vogliamo il mediatore. Allora, quello che io vorrei solamente commentare è che l'episodio di due si colloca in un momento in cui nello Stato c'erano correnti interne non riconducibili a partiti, ma a singoli soggetti che avevano la capacità di fare delle scelte nominando chi mettere ai servizi, chi mettere a capo delle istituzioni e chi mettere a capo, per esempio, della polizia, della politica e della politica. Allora, chiudo. Io non credo che l'episodio di due scatenato nell'82 sia un episodio non replicabile. È accaduto qualcosa di più piccolo nel 2001 con l'episodio Telecom, dove ancora una volta le stesse istituzioni, i servizi, una parte del Ministero e un'azienda italiana hanno messo a rischio la democrazia in Italia. Allora, forse, questa è la mia convinzione, il problema sta ogni volta che il sistema politico non fa scelte attente nel mettere le persone tutte al posto giusto. Oggi per i servizi esiste il Copasi che fa un po' da contro bilancio, però questa è la mia opinione, non siamo lontani dai rischi. Questo era un po' l'opinione che uscì fuori quel pomeriggio lungo, perché cominciavano alle 12, finivano mezzanotte sul terrazzo dell'Hotel Forum a Roma, un contesto surreale, era la convinzione dell'allora ammiraglio Martini e non ricordo il nome dell'allora ex direttore dei servizi segreti della Stato. La serie, noi abbiamo avuto fino alla caduta del muro di Berlino, ma non credo che sia finita, la possibilità di influenzare episodi che hanno segnato in modo significativo la storia dei paesi europei, mettendo al posto giusto le persone che potevano influenzare il sistema, in qualche modo influenzare anche i politici, ovviamente con modalità non del tutto trasparenti. Era un ma credo che l'abbiamo, cioè a me sembrava di averlo detto, parlando della piramide rovesciata. No, ma io sono intervenuto perché ho sentito una velata accusa nei confronti dei politici, ma eravate lì. Possibile che non vi siano accorti. Beh, sicuramente alcuni se ne sono accorti. Alcuni, non soltanto se ne sono accorti. Tutti i parlamenti. Certo. Una domanda. Alza la voce che non ti sento. Una domanda che così collegavo una cosa, alcune delle cose che ha detto l'ex ministro Rognoni con una partecipazione che ho avuto qualche settimana fa un incontro in cui era presente Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse. Cioè, io così, la mia sensazione è che se non notate qualcosa di strano nel fatto che un progressivo allontanamento del Partito Comunista dal blocco sovietico abbia innalzato tantissimo il livello invece di dello stragismo e della copertura dei servizi segreti. Non è strano. Franceschini poneva questa cosa assieme evidentemente a una sua idea del fatto che la resistenza fosse stata tradita ma poneva questo come uno dei principali cause per lui della sua scelta di fondare questa organizzazione. Cioè è come se di fatto
ci sia stata una parte importante dello Stato, e qui veramente forse la domanda non quella e non con lo Stato, era una cosa che per molti cittadini era dovuta al fatto che non era chiaro cosa fosse lo Stato. E quindi la domanda che mi viene è: ma lei si rendeva conto che molti dei suoi anche colleghi di partito di fatto lavoravano non rispettando la Costituzione? E qua vengo invece a una domanda che farei a Gherardo: ma non è che di fatto ancora adesso, allora e ancora adesso, una grossa parte del mondo politico, ma mi viene a pensare anche dalla magistratura, cioè ancora non sia capace di credere a quello che c'è scritto nella Costituzione, e quindi pensi ancora e ancora si facciano delle cose perché i cittadini siano sotto tutela, perché la democrazia sia sotto tutela, perché non sia completa, cioè perché di fatto la Costituzione non venga applicata, perché c'è questa cosa che continua a essere presente, anche questa cosa che è stata, che mi sembra molto presente nel dibattito di adesso, no? Io percepisco una sorta di paura di quello che può essere veramente portata la democrazia se fosse reale. È vero, benissimo, adesso stiamo andando in una situazione in cui la parte legislativa è stata fagocitata da quella esecutiva, benissimo, ma torniamo indietro o possiamo andare avanti? Lo strumento del referendum, che in questo momento è solo abrogativo, può essere cambiato, può essere portato come in molti paesi come uno strumento che possa generare leggi? Possiamo abbassare il quorum, possiamo avere un presidente del Consiglio che dica che si può stare, che non si può stare, che si può andare al mare? Queste sono le domande legate a... Sì. Beh, lei ha fatto riferimento a un incontro con Franceschini, e va bene. Io sono sempre stato del parere, ma forse adesso è passato il tempo e si può anche cambiare musica, ma che non era giusto, non era corretto, non era giusto per questo paese che la storia di questo paese fosse stata scritta e fosse scritta dai brigatisti. Non c'è ombra di dubbio. Ma questo risponde un po', insomma, fa notizia la padrona che ha morsica il cane piuttosto che il cane morsica la padrona. E va bene, una cosa è certa, stando a ridosso della storia così come si è dipanata, che questo paese ha fatto delle scelte giuste. La scelta europea, che ne dicono, è stata una scelta giusta. Basta dissanguarsi, Europa unita. Ha fatto una scelta allora giustissima, secondo me, la scelta occidentale, la scelta della libertà. C'è poco da fare. Quindi su questo punto non ci si campa, insomma, non ci deve transigere. Poi c'è il problema dell'applicazione della Costituzione. Cosa vuol dire applicazione della Costituzione? Vuol dire i cittadini, se, l'applicazione della Costituzione è un dovere dei cittadini anche, no? E quindi ci sono dei comportamenti che devono essere tenuti, e da qui il ricorso alla moralità dei singoli. Lei accennava a certi istituti che possono essere cambiate oppure ripristinate oppure introdotte, tipo referendum, ma tutto quello è programma di un certo paese. Io dico soltanto che allora c'è stata un giudizio stupido da parte dei brigatisti, ritenere che nel 1970, malgrado tutto, il paese fosse sull'orlo della rivoluzione, che gli elementi che potrebbero indicare come possibile la rivoluzione fossero presenti nel paese, è stato un giudizio sbagliato. E il brigatista pentito è pentito, certo, forse per la legge sui pentiti, ma è
per una riflessione molto semplice. Un conto è essere brigatista o sovversivo per lo spazio di un mattino e poi diventare Presidente della Repubblica, perché la rivoluzione c'era, effettivamente c'erano le condizioni perché la rivoluzione vincesse e noi l'abbiamo vinta, oppure non posso essere clandestino per tutta la vita, perciò vado dalla... Io non volevo assolutamente giustificare, cioè io dicevo a cosa lui faceva risalire, il problema è se il fatto che ci fosse una parte consistente dello Stato che vedeva il pericolo rosso anche quando non c'era e aveva messo in atto delle strutture parallele. E ma chi? Ma quale strutture parallele? Beh, insomma, i servizi. Oh, sei d'accordo. Io, un momento, io ritengo che una delle cose che diciamo, elementare ma giusta che ha fatto Andreotti forse è stata la dichiarazione di Gladio. Gladio è stata veramente una... non è un'invenzione italiana, Gladio. Gladio è un'invenzione anche qui, è un'invenzione della NATO. Tutti i paesi occidentali hanno avuto la loro... stay behind. Qui scatta la chiamata Gladio. Cioè, c'era questa rappresentazione. L'Unione Sovietica può invadere l'Europa e allora si tratta di vedere cosa fare. Questa è la figura. Oh, tenete presente che io sono stato probabilmente uno dei ministri dell'Occidente, forse il primo, come ministro della difesa, non dell'interno, che nel 1991 andò a Roma, andò a Mosca. 91 c'era già Yeltsin, no? c'era la sconfitta di Gorbaciov, quale tentava, straordinario personaggio Gorbaciov, cioè cercare di mantenere l'impero sovietico, l'impero socialista, insomma, cambiandone le radici, insomma. E arriva Yeltsin e fa quello che vuole. Bene, a un certo momento mi trovo, scusate questo aneddoto in particolare, che spiega la gladio, mi trovo di fronte a uno, come se fossimo alla Scala. Qui c'è un... l'auditorium dell'armata sovietica e c'era un plastico che andava dal Portogallo, da Suez fino agli Urali, oltre fino ai e lì c'era tutto. E io mi sono domandato, guardato subito dove fosse la mia Pavia, dove fosse il mio paese. Il problema era quello. La Gladio nasce stupidamente o in maniera avveduta, non lo so, secondo me. Io credo più stupidamente, insomma, perché che i singoli paesi, che in ipotesi domani saranno occupati dalle truppe di Stalin, come poter difendersi. E allora la Gladio cominciare a portare via il Presidente del Consiglio, a portarlo in America, il cosiddetto sfilare, tutto questo. C'era la Francia, c'era la Germania, c'era l'Inghilterra. Tutti ce l'avevano. C'era l'Italia. L'Italia, poi intorno alla Gladio nascono le varie posizioni, perché nasce da una anche a origini. I gladiatori nascono anche dall'episodio che è ricorso in questi giorni qua, per via del Giro d'Italia, della Brigata Osoppo, dove ci fu anche la morte del fratello di Pasolini, mi pare, no? Dove dei titini avrebbero, dei comunisti avrebbero fatto fuori dei carabinieri, eccetera, eccetera. E nasce da lì la Gladio. Ed è la cosa più sconcertante, che della Gladio è stata messa sotto silenzio da nei vari paesi. E qui in Italia scoppia quando nel 91 Casson scopre. Come? Quando Casson scopre i depositi di armi. Certo. Questo è intorno. E poi naturalmente tutte le cose che sono accadute vengono riferite alla Gladio, può essere. Beh, è stata una cosa veramente anche qui dipendente dal grande conflitto mondiale che noi abbiamo avuto. Però il problema è che
che Gladio era un apparato che era assolutamente fuori dalle strutture democratiche. Fuori completamente. Tanto completamente che i militi nemmeno... Tenuto in piedi e creato da persone che hanno giurato sulla Costituzione. Certo. Certo, perché la Costituzione doveva essere difesa da altre cose, da altre forze, non da quella. Beh, tu mi chiedevi perché la Costituzione, eccetera. Ma io credo che il problema sia un problema un po' di carattere diverso. Volevo precisare, perché voi non lo sapete, perché comincerete a pensare che lui sia un agente segreto. No, lui che pratichi gli ex appartenenti alla banda armata, perché gli sono... No, l'occasione in cui ha sentito parlare Franceschini era un'occasione in cui si presentava un libro che si chiama Il libro dell'incontro, che è il risultato di un percorso che ormai dura da 8 anni, fatto tra vittime del terrorismo, sì, e ex terroristi, un percorso di pratica della giustizia riparativa, cioè un percorso di riconciliazione, a cui hanno partecipato 50, 60, forse più persone complessivamente. Non tutte sono arrivate alla fine, perché qualcuna ha avuto delle difficoltà, eh? E vabbè, questo libro viene presentato, anch'io l'ho presentato il 24 settembre, prendiamo l'occasione, il 24 settembre lo presenteremo anche noi, forse da soli, forse insieme alla Sesta Opera, e a non credo tutta la regione, ma qualche cosa della regione Lombardia. Eh sì, anche Agnese, anche Giovanni Ricci, Agnese Moro, che era la figlia di Moro, Giovanni Ricci, che è il figlio dell'autista di Moro, che è stato ucciso in Via Fani quando Moro è stato rapito, eccetera. La figlia di Guido Rossa la figlia di Guido Rossa, che è una persona eccezionale, sì, la tua pagina non ha aderito a questo, no, Benedetta no. Benedetta non c'era qui. C'è Bazzega, Giorgio Bazzega, che è il figlio del funzionario di polizia che è stato ammazzato da Walter Alasia quando sono andati per arrestarlo, il quale Walter Alasia è stato poi ucciso a sua volta scappando, eccetera. È un'esperienza alla quale io ho partecipato come, tra virgolette, garante, nel senso che questo percorso si è svolto, come vi dicevo, in tanti anni. È iniziato grazie alla iniziativa di Adolfo Ceretti, Milani, Claudia Mazzucato, Milani poi è arrivato quasi subito, e Guido Bertagna. I primi due sono docenti universitari che fanno mediazione, cioè, Adolfo fa mediazione, Claudia fa mediazione anche lei, con un percorso, cioè con una, diciamo, con una professionalità diversa, e Guido invece fa il padre gesuita. E a un certo punto hanno cominciato a coinvolgere la società civile, cioè persone che facessero un pochino il ruolo della comunità nel percorso di mediazione, e poi 10-12 persone che facessero da garanti del percorso, tra cui c'ero anche. E quindi si riferiva a quello. Costituzione, andiamo indietro un attimo, Costituzione. E secondo me la Costituzione non la si conosce neanche in questo paese. Cioè, non la si conosce, ma non la conosce quasi nessuno. E questo è veramente un disastro. Ma è un disastro che dipende da una formazione culturale che continua a essere quella di prima della Costituzione.
noi siamo veramente, noi non siamo, parlando generalmente, un paese di cittadini, noi siamo un paese di sudditi. E siccome siamo un paese di sudditi, poi succedono tutte le cose che succedono, no? Perché se si è sudditi si ha bisogno di qualcuno che faccia il ruolo di chi ha i sudditi. Allora, il problema è un problema culturale, secondo me non è tanto, cioè secondo me non è un problema di regole, poi le regole possono aggiustare, ma possono aggiustare fino a un certo punto. Diceva giustamente Virginio prima che è necessario che il ministro faccia il ministro sapendo che non è più parte, ma è l'interprete della cittadinanza. Bisogna che questa cultura ci sia, però. E guarda che non è che tu cambiando le regole riesci a cambiare le cose, no? Magari, ti dicevo, ponendo delle distinzioni, quando io parlavo dicevo ma questo aspetto, il presidenzialismo potrebbe servire. Chi lo sa, nel senso che forse sì, forse no, poi se ci pensi bene dici in ogni caso qui le cose, siccome la cultura, no, prevale, tutte le volte in cui c'è un conflitto tra regole e cultura necessariamente prevale la cultura, allora tu puoi inventare qualsiasi regola che non c'è niente da fare, si continua comunque, si trova, mi dicevano adesso, vabbè non c'entra niente, no, ma per come e ve lo dico perché me l'hanno detto, poi non lo so se è vero. I vostri direttivi al CSM. I vostri. Ah, beh, direttivi. No, no, anche una cosa. È stata appena fatta una circolare tutta dettagliatissima che teoricamente doveva ridurre la discrezionalità, sì, nel giudicare le cose, e adesso da quello che si vede è peggio di prima. In sì, realtà, sì, sì, no, ma è infatti, un esempio proprio infatti, tipico di quello che dicevi tu, cioè infatti, la cultura prevale, sì, sulla regola. Appunto. Allora, no, è una banalità, no? Sapete che da fine maggio, insomma dalla fine dell'anno, perché devono esaurire le scorte, in Italia sarà vietato vendere pacchetti di sigarette da 10. Perché? Perché dicono che da 10 costano la metà che da 20, allora i ragazzi fumerebbero meno. È una cosa così molto fantasiosa. Però subito cosa hanno fatto? Me l'ha raccontato un tabaccaio, credo che sia vero. Le case che fabbricano sigarette hanno fatto pacchetti da 20 che si dividono in due. Eh sì, cioè fai così e si dividono in due pacchetti da 10. Perché? Perché è comunque la cultura, no, che prevale sulla regola, tanto che noi uno dei detti italiani dice fatta la legge, trovato l'inganno, no? C'è stata fra i nostri costituenti 70 anni dalla Costituzione. Eh sì. Fra i nostri costituenti c'è stato il coraggio di tradurre in un articolo quello che la cultura dovrebbe dare e dà per scontato. Articolo 54 della Costituzione, sì, dove si dice che l'uomo pubblico deve svolgere la propria, sì, funzione con onore, mi, sì, pare, no? Che dica così. Le discipline. Ecco, con onore. È diventata una norma costituzionale, per cui è contro la Costituzione chi sul piano dell'onorabilità, dalla percezione che la gente ha di te, non è una persona onorabile. Questo è, però quando e come la cultura possa essere trascinata dentro una norma di legge è un problema irrisolto. La cultura viene prima della regola, è contemporanea alla regola e va dopo la regola quando la regola deve essere cambiata. Ma la cultura cosa richiede? Uomini liberi, possibilmente intelligenti, possibilmente acculturati, e quindi anche qui torna, tutto c'è e tiene. Ma come si fa a essere acculturati se tu certe povertà del mondo non le aggredisci? Certo. Questa è tutta la realtà. Allora, io direi che possiamo anche sbaraccare, anche se mi verrebbe da leggervi un tweet che riguarda soltanto, che ho detto a mia moglie adesso le ho mandato un messaggino che sarò a casa all'1:15, che riguarda una
Allora, da Vigo. Magistrati uccisi perché chi delinque trovò sponde nello Stato. Non so come magistrati? Uccisi perché chi delinque trovò sponde nello Stato. Questo qua è il giornale tuo o cosa? Guardare dalla grafica. È di oggi? Su che giornale? È la Stampa. Sulla Stampa. Sarebbe interessante parlare di queste cose. Prossimo convegno chiamiamo da Vigo. Ok. Grazie. È un modo di dire senza un po'. Sì, senza lui è molto verticista, molto. Allora, lo dedico a Virginio o a Gingio? Come? A Virginio o a Gingio? Da quando sono nato. Com'è stata tua moglie? Ma la sei? Sì. Buongiorno. È stato lungo. È stato lungo. Sì.